Ok, ragazzi, Parenzo mi ha, ho fatto la chiamata alla zanzara. Parenzo mi ha insultato allo sfinimento. Io non avevo cazzi di incassare e stare zitta perché non mi faceva neanche parlare, cioè mi stava insultando pesantemente. Cioè, non puoi parlare quando una persona ti insulta così. Ci sono casi diversi, c'è Joe Dispenza, ok? È uno scienziato di fama mondiale. Lui ha Come si ricostruito, chiama? lui Joe era Dispenza? paralizzato, Joe Dispenza aveva paralizzato, ok? Era paralizzato, ha ricostruito la sua colonna vertebrale con la forza del pensiero. Tutti i giorni si è impuntato, Bellissimo, bellissimo Joe Dispenza. meditava sulla ricostruzione della sua colonna Dispenza. vertebrale e ha Joe ricostruito Dispenza, la sì. sua colonna Joe vertebrale, Dispenza, ok? Su questi c'è un film, si chiama Heal, sì. guardatelo, è un Il film. documentario Il che film del spiega, e se è un cazzo! documentario, Signora, la è un colonna vertebrale non si documentario, è un ricostruisce con il documentario. Ma che pensiero, cazzo Joe di... Ma cosa fa? Fermo Mio un attimo, Dio, mio fermo un attimo. Dio. Allora, Mio Dio, ma scusami. tu lo capisci che la tua coscienza ha il potere di farlo, ma tu, Parenzo, non avrai mai Ma non la ti arrabbiare pazienza, però, non la ti disciplina arrabbiare. e il No, mi coraggio arrabbio di perché fare una cosa del diffondere genere, delle Parenzo? balle Perché tu non antiscientifiche è sai neanche gravissimo. pensare. Tu Senti, vomiti e questa maga, rigurgiti chi ha questa parole e stipatica insulti, maga, Parenzo. Comunque siamo che in linea. dice che le Ah. colonne vertebrali No, si no, curano con vergogniamoci. l'amore Ma è che roba, ma scusami, io sono vergognoso. Però, ma che cazzo hai capito? Ma che cazzo hai capito, Parenzo? Ma cosa stai rigurgitando? Ma Però scusami, connetti! Ma non ho Benedetta. detto quello! Benedetta. Ripigliati, l'amore comunque è energia, l'amore è purezza, l'amore significa Oh, che tu ecco. nel tuo cuore desideri tanto andare avanti, desideri tanto sopravvivere, desideri tanto Certo, ma quello è curare, fondamentale, sanare, che la ovvio. tua Ma mente è quello è in ovvio grado che è di mandare fondamentale. segnali al tuo corpo per ricalibrarti e Joe Dispenza. riequilibrarti. E questo è possibile. Scusami, ma all'università, in accademia queste cose non te le insegnano ancora, No, perché certo, tutto un purtroppo complotto esiste un c'è, perché c'è un indottrinamento complotto. scolastico. C'è il C'è un complotto, certo, il indottrinamento complotto c'è. scolastico. Joe Questo significa che Dispenza ha ogni trovato le tanto cure per la colonna l'evoluzione. vertebrale! Ma che Signora, cazzo non stai? dica Che cosa stai stronzate! dicendo? Non è la cura per la colonna vertebrale, che la tua coscienza ha più potere sopra il tuo corpo. Questo è importante, Joe Ripigliati, Dispenza. Parenzo, Joe quello è il Dispenza. punto. Senta, Ripigliati, ripigliati, perché questa è metafisica. Questa è Benedetta, metafisica. Benedetta, Ripigliati, Benedetta, vogliamo parlare ripigliati. un'altra No, volta della cioè, vicenda dei no. bambini? Della Ragazzi, io vicenda non dei ce la faccio, bambini? io non Riparliamo sono una persona dell'amore. così, io non sono una persona Riparliamo così. Cioè, dell'amore. voi non potete invitarmi in una radio Riparliamo e fare queste dell'amore. scene, perché a me non me ne frega niente del Riparliamo vostro dell'amore format di di Joe insulti. Dispenza. Ma Riparliamo che sì, dell'amore, io signore. Il tumore lo curiamo con l'amore? sì. Torniamo alla questione No. in fondo. Uno ha un Allora, tumore, io lo ti curiamo garantisco con che ci sono l'amore. persone con i tumori che sono guariti Sì. con l'amore, sì, Con con l'amore. l'amore, Parenzo, ma tu l'amore non sai neanche che Signora, cos'è, non te lo spiego lei neanche che si cos'è deve l'amore. Non inizio neanche perché vergognare. non hai la Lei si profondità, neanche la deve coscienza di vergognare, capire. signora, Ma vergognare di cosa? vergognare. Ma poi perché mi chiami signora? Vergognare, Ma vergognare di cosa? vergognare. Ma vergognare di Vabbè, mi Parenzo? vergognerei fossi Benedetta, lei. però, Tumore è una allora, cosa non ti seria, posso non credere, è Joe mamma mia. Dispenza il tumore. O Ma Benedetta, che ha fondato uno stato cosa? che non so Ma neanche che come si stai chiama. dicendo? Ma che stai vomitando, Parenzo? Ma perché sei così arrabbiato? Ma non Ma cosa capisco, non hai? Cosa capisco sta perché succedendo nella tua provo vita amore, che sei così signora. Provo aggressivo? una vita, Ma cos'hai? una Sì, vita manca amore, meravigliosa. Parenzo, amore per te stesso. Amore per te stesso, Non c'ho vorrei coscienza. deluderla, No, sei gentile una signora. persona. Io ho una Vabbè, vita mamma mia. Ma Benedetta, perché devi molto chiamarmi bella. signora? Benedetta, ti posso Signora, ho una chiamare? vita molto Allora, bella. Io, ma non credo alle stronzate che si cura no, con ma l'amore si. il tumore. No, Non ma lo ti credo. potrò chiamare la Raga, prossima tu non hai volta sui capito niente, bambini? Parenzo. Non hai capito una mazza di quello che ho detto. Non hai No, capito una ti mazza, potrò Parenzo. Una chiamare sui mazza. bambini la prossima Una volta, mazza. oppure no? Oppure no? Spiegami, ti Una potrò mazza. chiamare sui Gente, bambini? sono venuta qua. No, guarda, vergognatemi. Ciao. Ciao, ciao. Veramente siete vergognosi. Ciao. Non ho parole. Vergognoso, sì, Ciao. certo. Neanch'io. Addio. Ma Chi dove è faccio quest'altro fronte intellettuale? io? Signor Giocherino, fa Chi parte della è? scuderia di Gio. Fa il palazzo prima di No, tutto! no, aspetta, Faccio aspetta. indegno per parlare male di lui, ma No, andò no, fermo. Forza Roma, Forza, ma fermo, chi è? giù un attimo, adesso state esagerando, Chi mettete in sono mezzo il questi calcio. due? Cos'è questo Giocherino fa club? parte sempre della scuderia. Credo che anche lui sia fascista, credo, Giocherino, Non giusto? appartiene ai migliori. Giocherino, Non sei appartiene. fascista anche tu? Giocherino è il fondatore della scuola che ha messo in mezzo tutti questi ragazzi. Ma siamo un gruppo di 100 persone. Insomma, sei mussoliniano anche tu? Certo, sempre, Non c'è sempre. dubbio. Vittorio da Roma, eccoci qua, Stiamo Vittorio. dialogando con due analfabeti Eccoci fascisti. qui, Perfetto. Cruciani. Prima di tutto, prima di insultare questi due partigianali, volevo dare il bentornato a Francesco da Firenze, che è colui che mi ha ispirato a questa missione di civilizzazione dei primati. E lo Non voglio è che sta supportare mandando a ispirato, che te fare sei un in grande culo a cagulo, Francesco da quel Firenze, coglione pezzo infatti parli di come lui. merda di Alle cazzo. cagulo, Cagone, quindi a fare in culo. del Ho brutto partanale che indegno, sarete. No, comunque, fermi. brutto No, indegno.││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 
giù, 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 ragazzi, giù, bisogna dare ordine, perché altrimenti non c'è ordine qua. L'ordine che piace a Jos e piace anche a Giocherino. Allora, Vittorio, io voglio dire, tu li hai chiamati già parti anali, cioè non è che potete parlare tutti insieme. Sì. Hai detto a Jos che è un parto anale. Devo fare un annuncio. Dai, devo fare un annuncio, fammi un attimo sta zitti a tutti i coglioni. Allora, io da oggi in poi, qualsiasi camionista che chiamerà o manderà messaggi vocali, ma anche te, Cruciani, che sei diretto responsabile, e mi minaccerà di torcermi anche un capello, io lo querelerò e devolverò tutti gli introiti. Ma hai detto che si devono andare a schiantare? Io sto cercando di fargli perdere il lavoro. Allora, fermo, parola Iosso. Oh, stai un attimo zitto. Iosso, un attimo, Carmo, state zitto. Allora, tu, prima di tutto, sei un leccaculo di Francesco da Firenze. Grande Francesco da Firenze. Punto secondo, devi dirgli Vittorio, chiedi scusa per le infamie e per il fatto che hai detto che i camionisti si devono andare a schiantare. Il rispetto è rispetto, qua siamo tutti lavoratori, se poi ride per scherzare è una cosa. Rispetto. Ma tu non devi augurare la morte a nessuno, nessuno. Bravo, da capire, perché bravo. È rispettoso, perché noi siamo qua in mezzo alla strada per portare a magna a te e alla faccia tua data i targhi tua. Sta a capire, giusto, io secondo te il culo, sai perché? Sicuramente la donna tua dal mese quando era scappato con sicuramente con qualche scagnista, con qualche volvista. Vittorio, allora io a una merda fascista non porterò mai rispetto e gli augurerò sempre di schiantarti. No, e io spero che i servizi sociali si mettano in funzione per levargli figli a questa merda fascista. No, ma dai, Jos, su, dai, ma come si fa? Questo qua, siccome non c'è argomentazioni, sai che cosa ti invito? Vai a riascoltare le cose, come si chiama? Le registrazioni di Francesco da Firenze, perché te fai come lui, solo che lui ha studiato, te non sai un cazzo, tu non sai niente, capito? Coglione, ci sarai dentro e parti dalla palazzina tua, capito? Pezzo di merda, comunista del cazzo, tu mi cagato. Potete fare. Cioè, ancora in Italia. No, ma l'altro giorno lei ha chiamato i carabinieri per far arrestare la polizia quando è stato fermato per strada. No, io ho detto una cosa. Io devo passare. Voi non potete bloccarmi mentre io sto entrando a fare una riunione politica. E allora? Bene, loro hanno detto da noi, noi da qui non ci spostiamo. Bene, io ho detto in questo momento state commettendo un reato. Mi avvalgo dell'articolo 383, vi dichiaro in arresto e vado dai carabinieri. Sono andato dai carabinieri, ho depositato e vabbè, io mi avvalgo del 383. Lei ma invece i carabinieri non possono l'articolo. Arrestare la polizia. I carabinieri non allora, possono arrestare la polizia. Io sono andato lì e ho detto, io ho detto ai carabinieri, ho un verbale di arresto, ve lo consegno, poi ma fate voi quello che dovete fare, ma io vi consegno il verbale di arresto. Ma non vale niente, carta straccia, è Monopoli, è il diritto, e i soldi quest'uomo del Monopoli, non conosce il diritto. Senta, è un povero generale, l'essenza del generale Pappalardo è tutta Chi c'è sotto? Pino, lascialo morire nella sua ignoranza. Don Chisciotte e Sancho Panza. Facci parlare con Sancho Panza un po', dai. Facci parlare con Sancho Panza lì dietro un po'. È un povero uomo, ma perché non parli così quando sei in televisione? Senti, esatto. Don Chisciotte, perché non parli con questo Don linguaggio scurrile? Fammi parlare con Sancho Panza un po'. Quando Don sei in televisione, oh mamma perché mia, non parli comunque, così quando sei in televisione? L'essenza del generale Pappalardo è data dal fatto che un signore che viene a Roma con un cappotto di cammello, quando qui ci sono 20 gradi vabbè, a casa mia, lo chiameremmo coglione a casa mia, poi dopo a casa mia, non a casa sua. Un signore che viene a Roma quando ci sono 20 gradi vestito con un cappotto di cammello ad arringare 10 generale. Adesso gli dà fastidio il cappotto di cammello, che ci posso fare? Che ci posso fare? Ma chi è Pino? Pino? Chi è Pino?
lascialo stare. Adesso gli va sorto il cappotto di cammello. Ma che ci posso fare? Ma perché gli ha detto? Perché l'ha zittito così? Stai zitto, Pino. Perché non è il caso di parlare con un idiota come te. Con gli idioti non si parla, non si discute. Ecco, con questo gli idioti. Mi piace. Ecco, quando lei va all'attacco così, con mi piace, gli idioti non si discute. Quando lei va all'attacco così, ho rappresentato un atto di polizia giudiziaria. Tanto quando vi incrociano vi chiedono continuamente della questione delle scuse. Allora, lasciatemi parlare prima. La questione delle scuse, lasciatemi dire una cosa prima. Allora, innanzitutto non è obbligatorio chiedere scusa. E se loro si sentono in realtà non hanno mai detto di non essere colpevoli, non hanno mai detto di essere innocenti, però non vogliono chiedere scusa. Allora, aspetta, prima da Vanna voglio sapere il perché e poi Stefania, prima Vanna. Perché devo chiedere scusa a chi? Beh, non so, alle, gente che ha sofferto, ha sofferto migliaia di quelli ma che come hanno sofferto truccati, che entravano truccati ma per va. Benissimo e si spogliavano in aula e svenivano per fare c'erano i finti delle malati. Comunque, gente che ha perso tutto, ragazze. Senti una cosa, ma tu hai deciso di fare un processo a Vanna Marchi e figlia stasera qua? No, perché ascolta, basta, lui prende lo stipendio come Telese, va motivato il fatto che sia tu non hai la pancia che ha Telese? Lui è magro, quindi la deve fare. Se no si manda qualche giorno di pancia. Ma io sono felice che siete fuori ormai. Ma io sono felice, sinceramente. Mi fai dire una cosa? Posso dire? Perché noi non chiediamo scusa? Perché non siamo ipocrite? Allora, sarebbe stato facile. Agli italiani piacciono i pentiti. A me fanno schifo. Quelli che ammazzano poi scrivono la lettera alla famiglia della morta dicendo mi sono pentita. Sai che a me fa schifo anche un uomo che dice ti amo? L'amore si dimostra con le parole, tu puoi dire quel cazzo che vuoi. Ecco perché Vanna Marchi e Stefania Nobile. Ma sapere di aver sbagliato almeno. Ammettere di aver sbagliato. Questo di galera! Ammettere di aver sbagliato, per carità. A quante persone tu puoi chiedere pubblicamente hanno fatto 9 anni di galera, puoi chiedere davanti a te, chiedi scusa. Le persone o non parlano. O non parlano, o chiedono scusa in maniera finta. Queste persone non chiedono scusa perché la realtà è che per loro nessuno sta. A voi piace essere presi per il culo, questa è la realtà. E se io oggi venissi qua a dire chiedo scusa, farei schifo a me stessa, hai capito? No, ma a me infatti colpisce molto questo cinismo anni. Estremo. No, non questo è cinismo, mi fa, è realismo, mi dispiace. È essere concreti. Non è realismo, è questo estremo cinismo, però per carità va benissimo. Ma scusa, secondo te Vanna non c'è nessuno che ha sofferto a causa vostra? No. Nessuno? Nessuno. Guarda, anzi, ne potrei citare parecchi di gente che ci ha guadagnato soldi con Vanna Marchi e figlia, perché sono stati tutti ricompensati. Cioè ci hanno fregato tutto, ci hanno preso tutto e hanno pagato, no? Sì. Bene, c'era una ragazza che aveva speso 200.000 lire delle vecchie lire, gli hanno riconosciuto 300 milioni. Hai capito? Per i danni, magari per i danni. Hai capito i danni, la troia? Come si permette di dire questo di una vittima sua? Della sua cattiveria, del suo cinismo. Questa è vittima del suo cinismo e della sua cattiveria. Perfetto. Ecco, questo sai cosa ti dico, David? Per me puoi andare scusami, a fanculo tu e se me lo permetti anche tu c'hai. No, io che c'è. Sì, andate a fanculo tutte e due. Come si fa a dire così di una vittima? Perché tu oggi mi hai lisciato il culo al telefono e invece sei falso come Giuda. Ma senti cosa hai detto. Tu sei falso come Giuda. Ma senti cosa ha detto la mamma però. Tu sei falso. Ma senti cosa ha detto la mamma. Infatti io non volevo venire. No, lei, ma è l'ultima volta. No, cosa ha detto la Davide? Ma la Fermi tutti, te lo dico in serio, vaffanculo. Lei si sta ricordando. Ma visto? Ci costano 350 milioni di euro. Io capisco che lei sia così arrabbiato e sa perché? Perché penso che tutta la mattina se va a pettinarsi davanti allo specchio si vede e si è già rovinato la giornata. Danno da mangiare!
che non hanno da mangiare, lasci perdere. Questa è una conferenza stampa per i giornalisti e non per gli individui come lei. Buon lavoro a tutti e grazie. Allora ti querelo davanti a te stavolta. Signor Carlo Magno? Sì, ci sono. Sì, che è successo a lei? Allora, veramente, io Carlo Magno, di leggere Carlo alcuni Magno. Libri. Al primo libro che gli vorrei consigliare alla Russa si intitola È sulla Costituzione, visto che lui non la conosce molto. Scusi Carlo Magno, innanzitutto scusami, Carlo Magno. Sì, ma invece di partire in quarta, come una macchinetta, innanzitutto spieghiamo chi cazzo sei, perché sennò la gente non lo sa. Spieghiamo solo questo, spieghiamo la retroscena. Allora, oggi pomeriggio le mie domande Carlo Magno all'Aquila fatte a Silvio Berlusconi una conferenza stampa in Mondovisione. Russa cercò di aggredirmi a pugni, a spintoni, si era seduto accanto a me per 3-4 ore. Che pugni, dai. Alla fine l'ho spuntata io, perché dopo due giorni arrestarono Bertolaso. Dove era l'anno scorso Bertolaso a costruire gli ospedali Covid, a rubare miliardi a Milano con la Lega di Fontana, che mafia. Aspetta, la Lega è Ndrangheta. A questo punto dobbiamo dire che i partiti di milioni di voti hanno fatto di evitare i voti dalla Lega, da Forza Italia. Aspetta, svegliamo tutto, Carlo Magno. Carlo Magno, ma che c'entra? Del voto l'arresto di due assessori in Sicilia di Fratelli d'Italia, del primario di Catania, di cardiologia. Allora, questa tutto. È l'Italia di oggi. Siamo nella più grossa Tangentopoli. Quando scenderà la gente in piazza a fare una rivoluzione? Carlo Magno! Ecco, adesso Carlo Magno! Questo è amico tuo. Innanzitutto hai detto una frase gravissima, la Lega 'Ndrangheta. No, svegliamo tutto, la responsabilità. Scusami, devo spiegarti perché. No, non lo devi dire, te ne assumi la responsabilità. Te ne assumi la responsabilità di questa cazzata. Rivolgono nella tomba, vediamo arresti tutti i giorni in Lombardia, Piemonte e Veneto. Ma quale arresti? Ma dobbiamo far sollevare questo peso. Guardate che la sanità è in mano ai colletti bianchi delle mafie. Abbiamo ospedali che non funzionano, il personale medico ferma, che lavora H24. No, a noi dispiace dei medici che lavorano H24 turni, ma Carlo Magno, e poi chi gestisce gli ospedali, questo amico tuo, Carlo Magno, nominati da questa politica. Dobbiamo dire le cose come stanno, altrimenti il paese non si rialzerà. Ascoltami, Carlo Magno, ti do qualche titolo, fammi finire al volo. Carlo Magno, dimmi, gli regaleremo il libro di Claudio Gatti, Anygate, dove le mazzette del petrolio dell'Endis, che c'entrano le mazzette del petrolio con la Russia, che c'entrano, rincoglionito. Abbiamo una trappola Rai 1, Rai 2, Rai 3, ma voi riuscite a seguirle? Hai tutti i capi redattori del Rete 4, Rete 5, Italia 1 che sono passati alla Rai. Fabio Fazio, che viene pagato da Ente Molfini Investor, e quindi la Rai è autorata da anni. Non c'è libertà di informazione in questo mezzo, tranne la Zanzara, Carlo Magno, Carlo Magno, giù un attimo. Roma avrà forse ferito degli agenti di polizia, avrà fatto attentati, oggi diventa la seconda carica dello Stato e a nessuno gli gira i coglioni. Questo vorrei dire al paese intero: perché non scendiamo in piazza un voto alterato da una legge elettorale che l'aveva già vista nel 22? La situazione è, ma insomma ragazzi, voglio dire, ma che male t'ha fatto la Russa? Che male t'ha fatto sto la Russa? Non ho capito. Una volta t'ha preso per il Bauer, all'Aquila. Ma quale tangenti all'Aquila? T'ha preso e t'ha portato fuori dalla sala. Allora ti sbagli, perché tu non eri presente, quindi nessuno ha preso me, nessuno mi ha portato. Lui ha cercato di far alzare una povera ragazza che era al mio fianco. Vabbè, ma chi se ne frega, dai. Comunque c'è stato un processo al Tribunale dei Ministri. A me non interessa. E che è successo? L'hanno assolto. Hanno scalato ed esautorato le istituzioni democratiche. Ma che esautorato? Hanno vinto le elezioni, rincoglionito di un rincoglionito costituzionale che gli ha dato 100 senatori in più. Questa è colpa tua, sempre tutta colpa tua. Ma chi farà l'opposizione? Noi scenderemo in piazza. Ma dove chi? Sei paranoico. Sei paranoico. Perché questo paese... Allora,
perché non fai la guerra all'Iran? Perché non fai la guerra all'Iran? Perché, ma intanto l'Iran è un regime teocratico. Di è un regime teocratico l'Iran. Dove se c'è una signorina che gira con una minigonna. Israele viene... è una teocrazia. È una teocrazia che si fonda. Non mi risulta in alcun modo. Le donne girano come le donne, gli omosessuali. In Israele, donne omosessuali girano come gli pare. È la patria dei gay, Israele. Altro che. Altro che l'Iran, dittatura. Scusi, signor vice Ayatollah, però non, signor vice Ayatollah, che fine ha fatto lo scrittore Salman Rushdie? Ma no, poi spara in faccia alle giornaliste, no? E allora a un certo punto qui c'è qualcosa che non quadra. Però signor vice Ayatollah, le volevo chiedere, oggi è una giornata qui in Occidente in cui si celebra, diciamo, l'omo, una giornata contro l'omotransfobia. mi risulta che in Iran insomma mettono anche a morte ogni tanto gli omosessuali. Il reato di sodomia è punito anche in alcuni casi con la pena di morte. Fra poco verranno giustiziate delle persone. Come commenta? Lei è a favore della pena di morte in alcuni casi contro la sodomia, per i reati collegati alla sodomia, signor vice Ayatollah? Non mi risulta beh, che no, è vero. Sia in sé. No, in sé sia un reato, in sé, perché lo fanno molti nelle proprie case e nessuno va. Però verranno giustiziate delle persone per non so, per sodomia forzato, ho letto, per il reato di sodomia. Ci sono ancora delle. Viene combinata la pena capitale per alcuni reati collegati alla sodomia o all'omosessualità. Come no? Ma come no? Nega la realtà, scusi. Se ha dei fatti concreti me li dia e poi le senta, due omosessuali che si che a me no, assolutamente. Senta, caro vice Ayatollah, due omosessuali che si baciano nella piazza di Teheran, non è possibile trovare. Anche prima dell'Islam non accetta le cose che oggi ci sono in Italia, quello è un altro discorso, ma è la nostra cultura. Cioè, che cos'è che non accetta? Scusi, cos'è che non accetta? Non accetta continuare a sbandierare 24 ore su 24 la questione LGTBQA più o meno, c'è poco da ridere. Ma guardi, cioè, noi lo consideriamo davvero un'offesa ai transessuali, ai transgender. Ma è un peccato anche per i correligionari di Parenzo, Questo è vero, questo anche è vero. Non c'entra niente. Nella Torah ci sono sei. No, aspetti, ci sono. Gentile Ayatollah. Sei o sette punti della Torah c'è la lapidazione, ma addirittura anche per insubordinazione ai mai avvenuta una sola lapidazione, a differenza dell'Iran. Non sono nemmeno ebrei. Israele non lapida nessuno, caro Ayatollah, caro il mio Ayatollah. In Israele non viene lapidato un cazzo di nessuno. Tra 5 anni forse non esisterà più. Ma come si permette? Esiste. Come si chiama? Ecco la minaccia. L'Unione Sovietica, che era 10.000 volte più grande di Israele, è sparito minaccia. E invece siamo ancora qui. Israele è ancora qui, brutto idiota. È ancora qui che combatte. Lei è lì in quel regime del cazzo. Glielo dica ai suoi amici del regime. Parenzo dice che l'Iran è un regime del cazzo. Regime del cazzo. Calma. La è un regime italiana. Che fine ha fatto Salman Rushdie? Sono tutte cose temporanee. Oggi ci sono, fra 10 anni magari non ci sono. Si sta augurando la sparizione dello Stato di Israele. Non è bello come cosa. Allora ragazzi, circa un mese fa è uscita questa canzone. Voglio sentire se Parenzo si ricorda, se a Parenzo viene in mente di chi potrebbe essere. Sentiamo, vai. Tra di noi. Che mio palle questo. Oh mio Dio! Calma. Cos'è orribile? Basta! Hai capito o no, Davide?
Sì, ma è una cosa orribile. Ma hai capito? No, ma è la vegana, come si chiama lì? La Martani. Ma come cazzo hai fatto a indovinare? Scusa, non l'ho capito. Perché è talmente orribile. Ah, no, ma perché devi dire così? È talmente orribile. Perché è una cosa oscena. È orribile. Perché è un insieme di perché è una specie di. Ma neanche perché vuole imitare la Pausini. Tu che sei diverso. Ma è orribile. È una cosa terribile. È meglio quando la intervisti. Perché è una cosa agghiacciante, oscena. È una violenza della musica. Perché è una cosa violenta quella che fai. Violenta. Si rende ridicola. Mandala tutta. Si rende ridicola. Uccidi la trasmissione definitivamente. Manda in onda solo sta cosa. Falla chiudere la trasmissione come Al Capone. Al Capone fu alla fine arrestato per evasione fiscale, non per i crimini che faceva. Tu sarai arrestato per aver mandato in onda questa cosa oscena, questo fabulazzo osceno, questo miscuglio di scariche di water, una roba terribile, una roba agghiacciante. Ho riconosciuto subito la composizione agghiacciante di questa roba. Patetico, terribile. Ma perché? Ma in Fausto, giornata in Fausto, da segnare nel calendario. Mandala tutta, falla sentire tutta. Distruggi la trasmissione definitivamente, dai. Distruggi quello che hai creato, distruggilo, dai. Senti le finte batterie sotto, senti che disastro. Ho creduto, il mio pianto. È una pecora, è una pecora che canta. Senti che roba. Senti che roba, distruggi la trasmissione, forza. Vai avanti, dai, continua. Distruggi quello che hai fatto dopo 15 anni di lavoro. Distruggila, distruggi tutto, forza. Senti com'è bella. Allora devo chiedere perdono a Daniela, senti, perché non era prevista questa bella cosa qua. Senti com'è bella, l'ho riconosciuto subito. Buonasera. Subito. Senti. Buonasera. Senti. Allora, senti la pecora. Senti com'è bella. Senti. Allora, senti la cantante. Eccola qua. Era prevista la musica sotto. Puoi mandare il pagliaccio al circo? Puoi mandare Mamma il pagliaccio mia, al circo. Ragazzi. Mi sa che ha sbagliato. Abbiamo una cantante. Ragazzi, occhio, no. Aspetta che mi alzo in piedi, che c'è una cantante. Aspetta. Musica leggera. Musica talmente leggera che mi si sciolgono i coglioni da quanto è leggera. Musica leggera. Talmente arte. Cosa? Prestato alla radio. È prestato alla televisione. È un clown. Questa cosa qui è arte. Il buffone di corte. Il classico buffone di corte. Questa roba qui è arte. Questa è il buffone di corte. Questa è arte. Certo, questa è arte. È musica. Questa roba qui è arte. Anche di un certo musica. Livello. Questo è uno che bela. È una pecora, sì, certo. Che bela questo. Certo, dai, sì. Arte la chiama. Mamma mia, ragazzi. Ma se questa è arte, che cos'è Bob Dylan? Se questa roba qui, se questo belato qui è arte, Bob Dylan, che cazzo è allora? L'hai detto 10 volte, sei contento? Mamma mia, ragazzi, distruggi. No, ma io non ce l'ho con te, figurati. Io ce l'ho con Cruciani, che dopo ha deciso oggi di distruggere una trasmissione. Ha deciso dopo 15 anni di uccidersi, di suicidarsi, di distruggere una trasmissione. Comunque, rimandala tutta. Abbiamo capito. Aspetta, dall'inizio. Senti, analizziamo minuto dopo minuto. Senti, l'intro. Senti l'intro. No, sentiamo l'intro. Il titolo è L'uomo che non sei, questo per dare un'informazione. L'uomo che? Non sei, l'uomo che non sei. Ma l'uomo che non sei perché non vuol sentire ste minchiate. Va bene. E noi? Senti. Che buffone. Senti le parole. Cioè, veramente, guarda, non fai manco ridere. Senti le parole. Almeno i clown fanno ridere. Senti le parole. No, cioè. Nascondi. Tu fai nascondi. Soltanto pena, questo è il problema. Senti, fammi sentire sto capolavoro. Vai, voglio vai. Parola per parola, voglio sentire. Senti, nuovo? La chitarra. Ta. Scende il buio per forza. Trasomi. Ma quelle le lacrime per sentire questa roba. Sì, le lacrime. Dai. Senti, aspetta. Senti la chitarra? Bellissimo, mamma mia, ragazzi. Sì. No, ancora, e purtroppo dura ancora troppo. Dura. Eh sì. Beh.
chi c'è? Andrea da Roma, che è un comandante. Comandante Caciotti. Chi è sto comandante Caciotti? Andrea. Comandante Caciotti. Sì, ciao, Cruciani. Semplicemente una cosa: è stato commesso un reato, un delitto al sentimento religioso. Ci siamo rivolti al Papa, abbiamo chiesto di fare qualcosa. Poi hai detto una cosa bellissima a te. Ma allora, chi, si palle, chi si è rivolto al Papa? Chi si è rivolto al Papa, innanzitutto? Voi, guardi, ma voi chi? Ma noi chi? Ma comandante Caciotti. Ma guardi chi? Ma cos'è il comandante Caciotti? Cos'è un film comico con Diego Tantuono? Che roba è? Vita, però vi sto dicendo una cosa, a chi del lauro fra le palle, allora è a criticarsi. Ma chi è il comandante questo qua che parla? Un buco di culo così, capisci? Ma scusi, lei chi è? Comandante Caciotti sembra il titolo di un film, La Mandracata, Febbre da cavallo. Chi è? Sì, comandante Caciotti. Ma che è Lino Banfi? Comandante Caciotti, chi è? Tua sorella. Ma è lei che si chiama comandante Caciotti? Cominciamo a capire con chi stiamo parlando. Stiamo parlando di una cosa seria, è stata fatta una cosa seria. Il comandante Caciotti, aspetta, comandante Caciotti, comandante Caciotti, dammi retta, scusami. Ma vaffanculo, adesso stronzo, scusami, scusami, benvenuto al comandante bello. Grazie. Grosso e caciottone. Ma chi è il comandante Caciotti? Chi cazzo sei? Ma chi è? Ma chi sei, comandante Caciotti? Comandante di che comandi? Comanda sta minchia, chi sei? Come te comando. Ma il comandante, perché ci siamo arrabbiati così? Calmiamoci, chi è sto comandante Caciotti? Ho fatto una domanda semplice. È uno che si fa un culo così, che scorta. Ma ho fatto una domanda semplice: perché comandante? Che cosa comandi? Quale battaglione di idioti comandi? Che battaglione di idioti? Scusi, si arrabbia così. Ho fatto una domanda semplice: un reato, il delitto di sentimento religioso. Ma non è un reato quello, però adesso scappa. Caciotti, però scusami. Dici a Achille Lauro che sfidasse gli ebrei del cazzo della mia minchia e i musulmani del cazzo della mia minchia. Ma perché devi offendere direttamente? Caciotti, no, ma scusami, Caciotti, fermo un attimo. Innanzitutto, comandante Caciotti, giustamente chiedeva prezzo di cosa? Esatto. Di che? Comandante di che? Vai. Cosa quando c'entra? Escono, quando escono le foto è brutto. Ma però non sono andato di nascosto è al compleanno di Sgarbi. Svelano proprio. È cosa? Brutto che il, quando uno è stato al compleanno di Sgarbi, una cosa pubblica. Vabbè, però tu devi mettere insieme tutti i pezzi. E quali sarebbero? Come i ci pezzi? Hanno insegnato i complottisti della zona. Devi mettere insieme, devi vedere il mosaico più grande. Tu cioè, devi mettere insieme un po' tutto. Come mai? Come mai? Ad esempio, entrambi pagati da Mediaset. Come mai? È interessante da mettere insieme. Mettiamo insieme i pezzi. Cosa c'entra? Come mai? Ma cosa c'entra? Come mai lo inviti qui? Quali favori ci sono dietro? Quali scambi ci sono? La gente deve sapere. BioBlu dovrebbe fare un'inchiesta. BioBlu Messora su questa roba. Che il tuo amico Calenda, il tutto avvenuto il giorno prima della parata di Putin, peraltro. Sì, che è curioso, c'entra anche questo. Beh, sentiamo l'urrà di Putin. Sentiamo l'urrà oggi durante la parata. Tre volte va detto. Za pobedu. Urrà. Io siamo al top. Vabbè. C'era anche l'inno sovietico, ti dovrebbe piacere, sovietico, russo, insomma, non mi piace russo per niente, non ti dovrebbe mai stato piacere. Comunque uno stalinista, una delle notizie di oggi è che il tuo amico Calenda aveva signor Grasso, ottimo signor Grazio. Sgarbi mi sta dicendo è quel parenzo di una rara maleducazione con una signora che esprime valutazioni rispettabili. Un messaggio per lei, signora Mondaini, da parte di Vittorio Sgarbi, live mi sta scrivendo. Ma quel parenzo è di una rara maleducazione con una signora che non mi ha neanche invitato al suo compleanno, quindi se ne vada a fanculo pure. Quel parenzo è di una rara maleducazione con una signora che esprime valutazioni rispettabili. Sì, ferma lì, fermiamo Giorgio. Giorgio Grasso, per caso c'è Vittorio pure, c'è anche Vittorio? Vittorio, ci sei? Allora sì, che vuoi dire? Di qualcosa a Parenzo che ci ha fatto. Volevo rispondere a fanculo a lui, ho fatto bene a non invitarlo perché sporcava la barca quella faccia di merda che ha. Maleducato che tu sei con quella donna, impara l'educazione con quella donna. Maleducato che sei ustolente. Lì a fare una cafonata per i 70 anni. Cafonata che hai fatto, una cafonata veramente, che non leggiare una barca in un periodo una di crisi di una eleganza spaventosa, una cafonata assoluta. Sei una cafonata. Povera sega.
Una cafonata hai fatto qui a difendere lo scendiletto di Mosca. Meno ai non invitati di Mosca. Meno ai non invitati di Putin. Meno ai non invitati di Putin. Scendiletto di Putin. Scendiletto, ma me ne fotto di meglio da fare. Scendiletto di Putin. Scendiletto, che regalo ti ha fatto? Scendiletto di Putin sei. Un povero scendiletto di Putin. Scendiletto. Scendiletto del regime. Vai a fare sgarbi quotidiani a Mosca. Vai a fare i tuoi sgarbi che ti avrebbero sbattuto in galera. Ti avrebbero sbattuto tu e il tuo fottuto sgarbi quotidiani. Vai a farlo lì. Vai a farlo lì il tuo show. Vai a farlo lì il tuo show. Altro che la spintarella di Mughini. Altro che la spintarella che sei caduto come una pera secca. Altro che la spintarella. E a Mosca ti avrebbero incarcerato. Ti avrebbero. Altro che la spintarella di Mughini. Caduto come una pera secca, boom, oddio mi ha toccato. Vai in Russia a fare quella roba lì. Quali croste hai venduto di quadri? Chissà quali croste hai venduto al regime. Verrai portato in tribunale. Ed ecco noi, ragazzi, grande ritorno quest'anno. Uno degli opinionisti cattolici, direi anche ultracattolici, più accreditati in questo paese. Maurizio Scandurra, buonasera, buonasera Scandurra. Pace a voi, ecco. Pace. Buonasera, pace. Buon anno anche a Parenzo, insomma, anche a concittadini Gregorio, insomma, tutta la gente, tutta la gente, grazie. Tanto per rimanere. Ma voglio tema. Capire questo, accreditati presso quale ente? L'ente te lo dico subito, dallo Spirito il Santo, il nome del quale parlo, Scandura. Che mi dà il discernimento, che ispira Spirito, la mia missione Scandura. Di via, verità e di vita, citando il Vangelo. Citando lei parla a nome dello Spirito Santo. Lei non parla a nome dello Spirito Santo, lei parla a nome delle emorroidi al massimo, perché lei, no, questo lei utilizza è, invece è un emorroide, simile, è un emorroide che lei, Scandura. Profano. Ma che cos'è lei la Scandura? Ma mi puoi spiegare che cos'è Scandura? Scandurra. Cos'è Scandurra? Ma perché Scandurra, Scandurra parla solo qua? Condurre in onda sulla sette dopo aver Scandurra? Parlato col direttore Scandurra, della sette Andrea Salerno, che chiamerò sì, e dirò Scandurra, verrò gratuitamente sì, a condurre paese, la e i soldi sì, che certo, mi dovete dare Scandurra. Di Parenzo lo diamo sì, alla messa dei poveri di Don Adriano dire, Gennari a Torino, ho dei così dubbi, sfamiamo delle bocche e chiudiamo la bocca a questo coglionaccio che si chiama Parenzo, che è veramente la rappresentazione atomica dello sterco del demonio. Pure il demonio che facesse una puzzetta si vergognerebbe perché nelle molecole riconoscerebbe la faccia di Parenzo. Però scusi, signor Scandurra, io vorrei capire da lei se a suo modesto parere, cosa fa anche se in lei generale dice, Scandurra, cioè che ruolo ha nella società, cosa fa? Si occupa di truck, si occupa di camion, si occupa di camion, signor Scandurra, non è un camionista ma si occupa di camion, giusto Scandurra? Io adoro gli autobus d'epoca, sono la mia grande passione. Si occupa di truck, colleziona autobus d'epoca, si occupa di crack, non di truck, mi piacciono, di crack, lei si occupa di crack, non di track. Lei si occupa di popper perché le poppe delle donne può soltanto utilizzare le bambole gonfiabili, perché ma una neanche a pagamento popper, verrebbe a letto con lei, popper, ma neanche un travestito brasiliano popper, dei peggiori che io trovi nelle famiglie.
gli amici della Sony. Che faccia c'ha questa emorroide che fa intervisti? Scandurra, però che faccia emorroide piace su Scandurra, come si chiama il nome di battesimo di Scandurra? Qual è il nome di battesimo? Maurizio Scandurra. Maurizio, vediamo se c'è una fonte su internet. Ma non collega tuo, perché non è giornalista. Maurizio Scandurra non è giornalista. Scusa Giuseppe, non è uscito niente. Oddio, guarda che faccia che c'ha. Perché noi cruciani, no, è questo qua, giornalista cattolico e saggista. Certo, mamma mia, ma certo, ma è sempre un culo gonfiato. Hai visto, no, che questo, dei capelli ragazzi, biondi, andate a vedere lunghi, che faccia a Scandurra su, per piacere. No, fermi tutto, non l'avevo mai fatta questa roba. Culo che parla, vi prego, che è la tua di faccia. Vi prego, andate a vedere la faccia di. Guardati. Vi prego, io non l'avevo mai fatto, giuro. E io adesso non ti abbassare, Scandurra, non ti abbassare. Ma questo qua, ma come l'hai trovato? Fammi sentire. Commissum pietate superna, illumina, custodi, rege. Cuberna, amen. Ti ho pure detto, razza di un testa di cazzo, che non sai neanche citare la Torah né in latino né in ebraico né in aramaico, la preghiera dell'angelo custode affidandoti a Dio. Sì. E penso che quell'angelo custode sia veramente cacciato con Dio, perché a fare l'angelo custode a te come cacciarsi tre dita nel culo, e alle volte anche gli angeli si incazzano. Futu et ispum, futu et ispum, fottiti, mentula, minchia, mentula, padre nostro. Scabrone, scortum, puttana troia, scortum, estercus, leno, papponi in latino, leno, creato, errore della televisione, et caballum tum, zucca vuota, vai a fare il culo, te, leno, estercus, estercus, bovis, estercus, bovis, estercus, Bovistercus, tibi mentula barbest, tibi mentula barbest, tibi mentula barbest, ogni maledizione ricada su di te e per sempre per facem durum cacanti sabes, facem durum cacanti sabes, hai la faccia di uno, di quelli che portano, hai una faccia come il culo, facem durum cacanti sabes, Bovistercus. Fornicata est mater vestra, fornicata est mater vestra, ma grida Parenzo, questo, la fornicata est, ti caga sulla testa, è latino, obesus porcus, obesus porcus, come figlio per le tue bugie, per le tue menzogne, per fornicata est terconem procelebro abeas, bovistercus, bovistercus, impari l'inglese che ti parla un profugo arrivato alla sbarcato a Lampedusa, è una cosa potes inutile. Meos. Scusami, Maurizio, Maurizio, meos, però, Maurizio, vogliamo dire una cosa: di leccare il culo al potes meos, di leccare suaviari clunes. Ecco, appunto. E tu ciao, ti abbraccio, Maurizio, a presto. Perite. Ciao, Giuseppe. Ti abbraccio. Ciao. Ciao. Ircus. Allora, hai davanti a te, sì, hai davanti a te, sì, un uomo che non vuole farsi chiamare per il suo, con il suo vero nome e cognome, sì, ma con il suo soprannome, che è Shin Sekai. Applausi, buonasera. Buonasera, grazie. Buonasera, signor Shin Sekai. Buonasera, signor Gabriele. Sì. Gabriele, sì, ma perché dici Gabriele? Incazza di comparezzo e ti chiama Gabriele. Una, no, ma non è una, un problema, va bene anche Gabriele. Non è una forma di rispetto, cioè tu vuoi essere chiamato Shin Sekai, uno vuole essere chiamato Shin Sekai, punto e basta. Come ti trovi più a tuo agio? No, ma io, lei è arrivato qui per entrare dentro questa struttura. Lei le hanno chiesto giù, che non è un concierge, come si chiama? Alla reception. Le hanno chiesto un documento. No, mi hanno chiesto soltanto il nome. Nome e basta. Sì, vabbè, però lei di solito che documento dà? Di solito quando va in giro. Ma guarda, da, noi abbiamo dei tesserini di riconoscimento. Noi tesserini, scusi, noi, no, intanto noi chi? Gli afferenti alla nostra confessione non religiosa. Non c'è nessuno, la informo che non c'è nessun afferente. Come no? C'è no. Lei, abbiamo 300 iscritti. Ma 300 svalvolati. Ricapitoliamo. Il signor Shin Sekai, come sappiamo, come molti ascoltatori sanno, è un sovrano individuale, diciamo. Sì, anche, è anche un sovrano individuale. È come fosse un collega di Putin, praticamente. Ha creato, è l'omologo di Putin. Ha creato un nuovo stato, un nuovo stato. Si vuole creare un nuovo stato, si vuole rendere autonomo dallo stato
Stato italiano? Perché considero lo Stato italiano una sorta di inganno? Ce lo vuoi spiegare perché? Allora, noi abbiamo creato una confessione religiosa, un nuovo culto religioso, perché in base alla Costituzione italiana, articoli 7 e 8, noi possiamo essere autonomi, indipendenti, tanto quanto la Chiesa cattolica. Ma per me lei può fare anche... Non, non si può paragonare adesso la Chiesa cattolica. Articoli 7 e 8 della Costituzione. Ma quali articoli 7 e 8 del codice medico, però lei, scusi, dell'ambulanza che bisogna chiamare? Secondo lei lo Stato italiano è una farsa? No, allora non è che è una farsa, dal mio punto di vista è un sistema predatorio, mercificante dell'individuo ed è per questo che poi molti cercano delle valvole di sfogo. Nessuno anche nella cerca. Droga e certamente la repressione non è la soluzione perché non si affronta la radice del problema. La radice del problema è che è uno Stato che parassita l'individuo, lo mette in crisi. Ma lo perché lo mette in crisi? Perché sono in crisi, altri non sono in crisi. Perché ti costringe a pagare tributi di tipo vessatorio, perché non ti conferisce alcuna libertà, alcun diritto umano, perché ti chiude dentro casa, ti discrimina se non ti sottoponi a sperimentazione, no, non ti fa lavorare, non ti fa prendere i mezzi pubblici. Io appartengo ad una categoria di individui vessata dalle recenti politiche di questo sedicente Stato. Chiaro che non mi sono vaccinato. È accanto a te. Però voglio dire una cosa, lei non si sente infetto da non vaccinato? Si sente infetto, no? Per da cosa? Scusi, mi tira fuori la tessera che c'aveva prima. Comunque, interessante, non vaccinato e ha fondato uno Stato. Per me è tutto. Non uno Stato, una confessione religiosa, sì, appunto, che un domani può avere le potenzialità anche di generare uno Stato, come il Vaticano, ma non ancora non è uno Stato, è un culto, è il culto del nuovo mondo. Scusi un attimo, però Shinsekai, lei ha fatto una vera e propria carta d'identità. Cioè, carta di entità c'è scritto. Carta d'identità. Eccola, lei ha creato una carta d'identità con la sua foto, eccetera. Se la polizia la ferma, lei potrebbe. Ma non vale questa. Nulla quella roba. No, certamente, sì, un cazzo, non vale questa nulla è quella roba. Il modo in cui io mi presento all'interno del culto, come appartenente al culto. Ma questi se ne sbattono i coglioni. È come Monopoli, come Parco delle Vittorie, quella roba lì. L'articolo 8 parla chiaro. L'articolo 8 non dice che uno squinternato può farsi un documento come via delle Vittorie, vicolo corto, vicolo stretto, e dice che quello è il suo documento. Pure questo è vero, perché sono i soldi di Topolino, quella roba lì. Va se benissimo. Tu crei un culto. Ma no, io non creo nessun ente, culto, cazzo, un nessuno. Ente religioso. Ma neanche quello creo. Chiaramente puoi configurare uno status giuridico diverso. Ma tu, però scusa, tu presentati all'amministrazione della Sette con quel tesserino. Mi cacciano dopo due minuti. Secondo lei, se io perché non è una realtà ancora nota, consolidata. Quando lo sarà, non ci sarà niente da ridere. È come vedere lo stemma del Vaticano, non ti viene da ridere. Ma dov'è la sede del suo Stato, la sede legale del suo Stato? Sede legale è in Svizzera, perché abbiamo fatto apostillare tutto lì, abbiamo fatto autenticare i documenti da un notaio svizzero. Questo è il mio documento da custode del culto. Ma quanto hai speso per fare questa autenticazione? Beh, le autentiche costano sui 30 franchi più le apostille al 30. Lei, mi faccia capire, lei anziché passare una serata con la sua fidanzata, un gruppo di amici, ha preso, è andato in Svizzera, ha trovato un notaio svizzero. Certo. Ma come certo? No, però scusami. E ha fatto un allora, lo scrivente Gabriele, riconosciuto come segue in base al regolamento interno del Tempio di Shinsekai, nato, concepito dall'unione biologica della madre, posso leggere? Sì, legge. Della madre, conosciuta come Paola, eccetera, eccetera, con il padre naturale, conosciuto come Paolo, si chiama pure Paolo, circa 9 mesi prima del giorno 24 del mese di marzo dell'anno, eccetera, come circa dato alla luce dalla madre in quella data, eccetera, e in ossequio al culto terzo neomondista, dichiara di essere un uomo reale, naturale, di genere... Ma ragazzi, ma è una follia. Ma che roba è? Cioè, è una roba senza senso, dai. Su, i genitori cosa hanno detto di questa cosa? Fammi vedere, c'è anche la di voler essere riconosciuto come sommo sacerdote del culto custode dei tempi del tempio di Shinsekai con il sacro appellativo di Shinsekai. Ma lei è pazzo! Lei è pazzo! Anche tu. Alla fine ho scoperto che lei vuole essere riconosciuto da chi? Da chi vuole essere? Da chiunque, perché ma che cosa vuol dire essere riconosciuto come referente di quell'ente, di quell'organizzazione? Lei pretende che un carabiniere quando vede una cosa dice sì, d'accordo, lei è Shinsekai, lei pretende questo. Ma se tu scrivi un libro, poi tu pretendi di essere riconosciuto come autore di un libro? Sì, ma scusa. Hai questa pretesa? Ma sì, ma che c'entra? Ma io, se io presento quel tesserino là, un carabiniere, quel carabiniere mi porta non in caserma, mi porta all'ospedale, mi porta. Sì, la signora Giotta, Anna Maria Giotta, studiosa del Celeste, esperta di Celeste, ha fatto un'affermazione abbastanza importante. Sentite. Tanto che erano tre bellissimi ragazzi biondi, uno avanti e due dietro, che li ho visti benissimo in volto, quindi non erano molto lontani. Un viso di un arcangelo, della bellezza che è una bellezza nella purezza, non è una bellezza e basta, come quella terrestre. E questi fisici
statuari, un avanti atletici, e due dietro, e poi un'aura tutto intorno bianca, tutto un'aura intorno bianca al corpo, sì, di circa 10 centimetri. Un'aura bianca di circa 10 centimetri. Andiamo avanti. Quando mi comunicarono telepaticamente che venivano da, come vi ho già detto, da dove? Dalle profondità marine, sì, dello Ionio, di Taranto. Chissà, poi mi arrivò da Taranto, da loro, un plasma che mi entrò dalla testa, plasma e entrò bianco in tutto il mio corpo. Questo plasma bianco, sì, mi diede una gioia immensa che nessuno prova sulla faccia della Terra. Tanto allora, che poi andai da, sì, dal meccanico, meccanico, e guardavo tutti con un immenso amore che veniva da questa gioia. Allora, qui bisogna mettere i pezzi a posto, no, Davide? Ci sono una persona davanti e no, due di dietro, mettere, persone no, bellissime e no, sì, muscolose, che a un certo punto danno qualcosa di bianco, donano qualcosa di bianco, una sensazione fantastica che lei ha scoperto andando da meccanico, peraltro, entra dalla testa questa cosa bianca. Giustamente mi arriva questo messaggio, senti, vai. Figa, ma si può ascoltare una matta che per 10 minuti ci ha raccontato che 3 alieni biondi, esatto, uno davanti e due dietro, l'hanno riempita di un plasma bianco che l'ha resa molto felice mentre andava dal meccanico? E non hanno urlato i fix chen chen mentre lo facevano? Cioè, questa matta è una cultrice del fotoromanzo porno di Gabriel Pontello degli anni 80, Super Sex. È palese ed evidente, la devi invitare in trasmissione, Cruciani. Beh, prego, invitami in trasmissione, invitata, falla parlare. È ancora vivo Pontello, invitiamo anche lui. Ciao. Questo è il numero uno, i fix chen chen, sai io che cos'è? Io questa voce la conosco, però. Sai che cos'è? Sai che cos'è? Sì, anch'io mi sembra di conoscerla, però dopo te lo dico. Anzi, potrei dire anche chi è, no, questa persona, no, che ha mandato. No, ti sbagli, ti sbagli. Ma sai l'audio, che cos'è i fix chen chen? Lo sai cos'è? No, non lo so. Non sai che cos'è? No, ragazzi, adesso qui c'è una dichiarazione importante. David Parenzo non sa chi è i fix chen chen. Cioè, non no, sai no, questa no, espressione, ma ti mancano le basi della cultura nazionale, no, no, le no, basi no, della cultura vera, non di quella popolare, che pensi di sapere. Luisa da Prato, Luisa da Prato, vai, dimmi. Luisa. Sì, buonasera Cruciani, io vi ringrazio. Dica. Devo cogliere insomma l'occasione della la vostra trasmissione che cosa? Per un annuncio. Un annuncio? Ma che cazzo fa un annuncio lei? Una grande manifestazione. Ma che ce ne frega a noi? Grande, insomma, davanti a Montecitorio. Scusi, Luisa, che ce ne frega a noi? Lui, per gli animali. Una, lei vuole una manifestazione. Ma chi se ne frega? Chi se ne fotte della manifestazione per gli animali? Ma che ce ne frega a noi? No, scusa un attimo. Mi fai solo finire di ma dire. A noi non ce ne frega niente di una dovremmo fare la pubblicità a miliardi di manifestazioni che ci sono ogni giorno in tutta Italia, che no, ce ne frega a noi? Beh, però questo può essere un'iniziativa interessante, deve anche interessare invece tutti, perché è contro la deliberata. Ma chi è violenza chi è contro un animale? Ma come chi è può lei, la figlia? Un cane bruciato vivo mentre i ma ragazzi guardano ma che brucia? Ma chi è sta matta? Chi sevizia un pony lo trascina in Sicilia per chilometri e lo consuma fino alle ossa? Non c'è bisogno di essere animalisti per essere sì, con noi domani. Ma alle con noi chi giù, da... giù un attimo, giù una risalita, risalita. Questo è un appello interessante. Non ho capito perché, chi è? Infatti, chi sta chiamando? Chi è al telefono? Chi è al telefono? Chi è al telefono? Giù un attimo, giù un attimo. Rialzate subito su un attimo. Giù un attimo, giù un attimo. Beh, chi è il telefono secondo te? La figlia? Chi è secondo te? Oppure la figlia, la sorella, una collega di un'associazione animalisti? Vedi che sì, sono, però, dei, vedi che sono dei, degli estremisti, sono dei violenti. No, l'appello sì, è importante. Ah, cioè, niente, fatto nemmeno di fronte a questo che dovrebbe prendere tutti i consensi. Certo, non c'è bisogno di essere né vegano né vegetariano. Giù un attimo, questa cosa tanto prosegue da sola. Scusa, chi allora, cazzo è al telefono secondo te? La figlia? Una compagna di battaglia animalista? Potrebbe essere la nipote, sì, è più facile che badante sia una compagna, la figlia, compagna tutto di battaglia. Via però sul volume? Questo sì. Sul volume? No, no, non è pronto, non è mia figlia, è una... Pronto? Chi è? Mi passi un attimo quella prima, quella internata, quella pazza che ha chiamato prima. Vicino a me sì, ci sono altre persone che verranno. Ma non lì mi passi quella signora di prima! Mi passi quella di prima! Sono io! Cosa vuole dalla signora di prima? Sono io! Ma come, si, ma come si permette lei? Ma come si permette? Ma come si permette? Ma come si permette lei? Ma come si permette? Ha ragione però la signora su questo. Ma come scusa, si permette? Come si permette? Come lo sono io? Ma vada a fare certo in culo! Lo sono su tutta la linea! Ma
almeno l'ABC di non approvare la deliberata violenza. La deliberata violenza? Ma chi è che è a favore della violenza sugli animali? Cretina! Lei capisce tante cose, ma questo giù un attimo, sta matta. Giù un attimo, sta matta. Alziamo di nuovo. Un'onda sbagliata. Giù un attimo, giù un attimo. Dunque, questa qua si è inserita in una telefonata. Sono un gruppo di persone, un gruppo di che non hanno un cazzo da fare. Evidentemente, non hanno un cazzo da fare. Stanno preparando la manifestazione. Perché non è possibile che. Giù un attimo, non hanno un cazzo da fare. La sera chiamano la zanzara per la manifestazione. Ma chi se non hanno. Possiamo dire che non hanno un cazzo da fare. Lo puoi dire anche tu. Non hanno un cazzo da fare. Su un attimo, è un civile. Ma io non credo che Cruciani sia contro. Adesso vorrei. Ma che volete da me? Avete chiamato voi! Avete chiamato voi rompendomi il cazzo! Andate a fare il culo! Certo che te lo rompo! Certo! Certamente! Ma cosa credi di essere tu? Ma io? Di che cosa? Ma io ci sono arrabbiato, perché ti sono arrabbiati così? Non ho capito. Ho detto scusi, signora, però sciogliamo l'equivoco. Lei perché è così? Signora, signora, perché è così rivorosa? Perché non la fa? Signora, che prendere un animale servizio per giorni. Ma signora, ma nessuno ha mai detto il contrario, però. Signora, perché è così rivorosa? Signora, signora, giù, giù un attimo. Secondo te? Porca puttana, signora, si taccia un attimo che non si capisce niente quando parla. Perché, signora, è così arrabbiata? Benissimo, mi dispiace perché vi parlo sopra io questa volta. No, ma signora, ma perché così arrabbiata? Ma che vogliono queste due? Guardi che io che voglio? Hanno preso in ostaggio la trasmissione sostanzialmente. Ma chi sono? Ma chi sono? Non andare avanti, non serve. Ma chi hanno preso in ostaggio la puntata? Ma queste due? Chi sono? Sono d'accordo, perché qui non sembrerebbe di mangiare la carne e non mangiare. Ma chi sono queste due? Parlano, chi però. Sono queste chi due? Chi sono queste due cretine che ma chiamano? Ma chi sei tu? Ma chi sei pazzo? Tu io che ti giuro, sei lì matti. E non permetti di parlare di un qualcosa di etico, di morale? Come fai a io non permetto di parlare, mai chiamato cosa tu? Manca, avete ti chiamato qualcosa, voi? Ma te l'ho detto prima, sei un poverino, lasciato indietro dalle voci. E questo è il lasciato risultato. Indietro dalla, dall'emozione che ha detto. E si fa fatica noi a tirare il carro a io sono stato lasciato fare quel passettino avanti che Leonardo aspetta, da Vinci Leonardo da Vinci tempi, mi viene mal di testa chiedeva, Leonardo da Vinci chiedeva sì lo so c'è questa signora però c'è questa signora se pensaci di la vita non ce la posso fare signora mi scusi signora pensaci tu a modo tuo signora non rompa il cazzo con Leonardo da Vinci signora signora animalista proprio è inutile parlare con voi scusi signora mia abbia pazienza io non ho capito nulla della conversazione che voleva fare signora lei è una povera pazza Lei che cazzo vuole? Scusi, ha chiamato la... al suolo, scusi. Ma cosa, Luisa? Ma non è vero. Ma non stanno è vero, parlando di ma Luisa. Luisa. Telefonata. Ma avete preso in ostaggio la trasmissione? Liberate la zanzara. Ma scusa, avete preso in ostaggio la trasmissione? Quella dice un altro, chiudi la telefonata mentre parla in sottofondo. Sì. Chiede, Luisa, chi è? Ha chiuso o no sta Luisa? C'è ancora? Pronto? Parenzo, mi permette di dire una cosa? Ma quante siete ecco, là intanto? Oh, quante finalmente. Siete intorno là? Quante siete? Ma la smetta, siamo in due come siete in due voi, no? Ecco l'altra, ecco l'altra. Due uomini, due radiofonici come voi si spaventano ecco di due voci femminili? Ma che ce ne frega noi? No. Ma chi fate ridere? Voi ma siete capaci io non di capito parlare niente. Su questa sarebbe Sande, l'animalismo. Un argomento serio, non riuscite ad affrontarlo. È basso il livello, ma quale, è bassissimo. Ma quale sarebbe? E l'errore è stato chiamarmi, su, questa ragione non l'ho fatto io. Sono stata coinvolta, ma non l'avrei mai fatto. Ma chi cazzo è lei? Ma che vuole? Io ragione, sono contro il maltrattamento degli animali, povera imbecille. Sono contro il maltrattamento degli animali, è chiaro, no? E cretina. Allora perché sei preso in giro l'attivista che te l'ha detto l'attivista. Subito all'inizio? Ma hai quale detto attivista? Che cazzo ce ne frega, parole tue. Perché? Ma chi di chi ma parla? Ma l'hai detto subito all'inizio, in prima battuta, ma non chi me l'aspettavo. Ma perché chi? Almeno sul maltrattamento deliberato, ma le capisci le parole? Scusi, signora, deliberata signora, lei violenza lei ha contro una vita, un animale lei ha una che sono compagni di stia vita zitta di tanta un attimo, gente, lei ha una vita, tanta gente lei, che ti chiama, vabbè, niente, calcare in braccio, lei ha una vita privata, casa, lei ha una, io, lei ha una vita privata, cavallo, lei ha, oddio, lei ha una vita privata? Lei ha una vita privata, signora? Ha una vita privata o no? Porca la gran puttana! Ce l'hai tu una vita privata? Ce l'hai un quoziente intellettivo? Ce ma l'hai ce l'ha? O ma non che ce cazzo l'hai? Fa la e sera? Invece di farsi guarda che sto lì, invece di farlo, benissimo qual è il suo sistema. Qual è il sistema perché nemmeno di fronte a una richiesta del genere sapete abbassare il tono ed accettarla. Ma siete quale? Proprio su un altro piano. Ma lei quello è pazza
pazza! Lei è pazza! Indietro. Siete rimasti alla clava, tornate nella caverna! Alla caverna! Guarda, alla caverna. Ruth, lasciami dire una cosa. Ma queste due fanno tutto da soli, fanno da sole queste ragazze. E per 10 minuti che fanno tutto da sole, queste due, Luisa e l'altra imbecille che sta dietro al telefono. Chi è l'altra cretina? Come si chiama? Fammi sapere, come si chiama quella cretina? Però permetti nella tua trasmissione. Ma mi sono rotto i coglioni, come si chiama questa qua? È 2 ore che mi rompi i coglioni, come si chiama la tua amica? Porca puttana, come si chiama? Quella che ha parlato prima, come si chiama? Io mi chiamo Ruth, allora Ruth, come? Su Facebook. Come si chiama? Della vicepresidente Pianta la Luisa. Pianta, parlano, litigano tra di loro. Litigano tra di loro. Come noi, hanno un dissenso tra di loro. Sei andata a fare il culo tutte e due, avete rotto i coglioni. Ciao. Senti, ciao. Luisa. Sì, ciao, ciao. Ciao. C'è un signore che si chiama Giuseppe Ricci, che ha fatto un partito, non so che cazzo, in Grande Italia. Ma non lo so. Partito, ma che Grande Italia è di Formia, questo qua. Senti, ma è uno spostato. No, è il top. Ma è uno spostato, no, o no, secondo te? Adesso me lo fai chiamare. Mi spingi a chiamarlo. Guarda che te lo chiamo. Dai. No. Italiani, buongiorno. Buongiorno. Sono del partito Grande Italia. Ah, ecco, benissimo. Vi voglio parlare un po' di questi dittatore che abbiamo noi al governo. Sì. Io sono un italiano, ma non sono venduto all'Europa. Parte di voi è stata venduta. E questo è l'incipit, diciamo. No, è l'incipit. Però scusami, io sono un italiano che non parla italiano, però questo bisognerebbe dirlo in un certo senso. Aspetta. Quando lui dice io sono un italiano, sì, no. Sì, ma un italiano che non parla italiano. Vai. Piraliche, pittoliche, tutto con la scienza. E hanno messo questo paese alla fame. Molti artigianati hanno chiuso. Molti artigianati hanno chiuso, questo pure è stupendo. I soldi che date al comico, questo è il top, guarda, senti. Vi voglio dire, loro stanno dando miliardi comprando armi all'Ucraina. Sì. Noi con quel comico non abbiamo niente a che vedere. Signor Draghi, quei miliardi lì devi dare al popolo italiano, ai terremotati, quelli che vivono in mezzo alla strada. Tu sei uno sciacallo. I terremotati, questi sono dittatori, vi riporterò alla lira. Questi sono dittatori, votate Grande Italia, io vi porterò alla lira un'altra volta. Usciremo da questa agonia europea, da questo cancro europeo. Farò l'amnistia alle cartelle. Senti questa cosa sulle cartelle esattoriali, la trovo la cosa più bella del mondo. Senti. Vi farò l'amnistia di tutte le cartelle esattoriali. Non pagherete più niente. Le bruceremo. Incominceremo una nuova vita, una nuova Italia. Chiamiamolo, ti prego, chiamiamolo. Sì? Sì, Giuseppe Ricci? Sì, chi è? Chiamo da Milano, sono Giuseppe Cruciani, Radio 24, come andiamo? Ma andiamo bene, mi dica. Senta, ma lei è del partito Grande Italia, no? Giusto? Sì, sì. Beh, io ho sentito sull'internet le sue proposte per il nostro paese, mi sembra il caso di approfondire alcune cose, o no? Ma dipende, di che cosa vuole approfondire, no? Beh, lei ha detto che siamo un paese in agonia, che bisogna rimettere la lira, che vuole bruciare le cartelle esattoriali. Ha detto anche che Zelensky, cosa ha detto di Zelensky? Cioè, io ho detto, c'è un video, è giusto, voglio bruciare questa roba qui, sì, voglio portare un po' l'Italia un po' nel benessere, perché qua stiamo vivendo con sciacalli. Scusi un attimo, lei ha un modello, che ne so, per esempio, il signor Benito Mussolini mi sembra che sia una persona che ha fatto bene al nostro paese, o sbaglio, secondo lei, o no? Ma Mussolini, allora, a una parte sì, a una parte no. Certo, non c'è dubbio, il signor Benito... Però si debbono ricordare che Mussolini, quello che ha fatto sempre, io torno sempre a ripetere, dalla parte mia, dalla parte mia, quando Latina si chiamava Vittoria. Sì. Allora, da Terracina in poi. Sì. Non so se lei è mai stata da queste come parte no, qua. Certo, conosco, pure Parenzo è stato spesso a Terracina, come no, certo, assolutamente. No, roba Parenzo del giornalista, si ma apposta. Sì, lei no, Parenzo non l'apprezza come giornalista, Parenzo? Ma è un povero lestofante. Un lestopante, scusi, si permette di dire. Allora, come un lestopante? Recina, ma perché un lestopante? Come un lestopante? Scusi, Mussolini ha dato case e terreni. E certo. Dacce.
Sì. Ancora stanno lì quei casolari, però, scusi, ancora vivono lì. Scusi, Ricci, perché, però io tornerei un attimo, perché considero Ricci, le sto... che cazzo dice un lestofante? Che cazzo perché dice? Considero un lestofante il signor Parenzo? Questo è molto... Ma chi è che su cazzo che sta a parlare su scemo vicino a te? Signor Parenzo, il signor Parenzo, signor Parenzo. Chi è? Come ha detto con l'estofante due minuti fa, Parenzo. Ma detto... chi è questo cazzo che sta parlando con te? Parenzo, senta, Parenzo. Senta, senta, è lei è una... È G7? No, come G7? Sì, ah, sulla 7, sì, sulla 7. Sì, G7, esatto. Sì, G7. Sì. Senti, sì. Che parente, la maggior parte degli italiani, sì, nessuno lo vuole sentire, sì, nessuno lo vuole vedere. Lei perché posso certe volte che dice stronzate. Sì, direttore, lei è un leader di partito, giusto? Sì. Ho capito bene, stiamo partito parlando con un leader Italia, di partito. Partito Grande Italia. No, è Partito Grande Testa di Cazzo questa qui. Io non ho mai ma sentito tante idiozie. Ma questa testa di cazzo dove metti nel culo, stronzo? Idiozie sgrammaticate, povero imbecille. Questa testa di cazzo che stai dicendo imbecille, dove metti? Quanto... Dove metti nel culo? Ma quale leader di partito no, sei calma, tu? Calma, Ricci, perché ti stai scaldando così? Dai, su, perché? Perché lui mi sta dicendo che sono una testa di cazzo. Vabbè, ma sei un analfabeta, detto... sei un povero analfabeta idiota. Però, ma tu sei uno stronzo. Però, è un pezzo di merda. Scusami, Ricci, però perché bisogna scaldarsi così? Lui, ma tu hai fatto l'elenco delle tue proposte e secondo Parenzo proposte? Tu, ma proposte del cazzo, è un ubriacone, dai. Io sono ubriacone. Ma gli pisci in culo a te, cento come te, stronzo. Però scusami, io direi un ubriacone. Tu sei un povero megalomane. No, però scusami. Tu sei un estofante. No, però. Tu sei uno stronzo. Però scusami, ma tu ti devi far curare. No, scusami, Ricci, il G7. Un alfabeta che non sei altro. Oh, abbiamo qui ospite davanti ai nostri schermi, davanti soprattutto alla nostra vista, ai nostri occhi, sì, il mitologico Illuminazione Cosmica. Saluti e baci, applausi. Un saluto a voi. Eccoci. Illuminazione. Qua. Allora, possiamo dire il suo vero nome, Illuminazione Cosmica? Ma in realtà non è il mio vero nome, ma se vuoi citarlo, citalo. Lo posso citare? È un nome la offendo se io cito il suo vero nome. Sì, lo sai. Se citi quel nome, stai citando il nome di un contratto. Non di certo il mio. Aspetta. Il nome che le hanno dato. Andiamo per ordine. Nome imposto. Allora, si chiama Simone Grava, giusto? Per me è Simone. Dentro l'atto di nascita annullato, sì. Ah, perché tu hai fatto, davanti a me qua, tu hai fatto annullare l'atto di nascita. Come cazzo hai fatto annullare l'atto di nascita? È nato, come si fa annullare? Spiegami la procedura di come hai fatto annullare l'atto di nascita. Allora, quando una persona viene a nascere, sì, sostanzialmente i genitori che vanno inserire il nome all'interno dell'anagrafe creano un contratto. Sì. No, e il contratto non sono obbligato a tenermelo, quindi io il contratto posso distruggerlo. Sì. E lo annullo. E tu come hai fatto a annullare questo contratto? Ma niente, sono andato a prendere l'atto di nascita e ho annullato il contratto. Ma tutto perché lei sono fatto. Io che decido. Lei da solo se l'ha annullato. Ma è chi è che deve decidere? Io ma decido lei se solo, rimango all'interno. Mi fa già no. Sei andato al comune e che cosa hai fatto però su questo annullamento? Cioè hai preso il tuo atto di nascita, hai scritto contratto nullo sopra. Ho stampato il contratto nullo attraverso un CC. Copisteria? Vabbè, questo lo fa chiunque. E ho sostanzialmente riprotocollato all'interno del comune questo annullamento. Hai protocollato l'annullamento. Cos'è cioè il comune sa che tu hai annullato l'atto di nascita. Il comune ha preso questo suo atto. Il comune ha preso due questo. Secondi dopo che lei è andato via, il signor Antonio, funzionario del comune, a cui l'ha dato, Antonio ha detto: Maria, è venuto uno squinternato a darci un documento, guarda che fine fa, lo ha preso e lo ha buttato nel cestino. Per cui sapere. Se lei va all'anagrafe e chiede, se io vado all'anagrafe e chiedo di Simone, come si chiama di cognome? Grava. Trovo Simone Grava, non è che è stato annullato, Simone Grava esiste. Ecco, trovi l'atti di nascita, ma non sono io. Non il pezzo di carta è là, prenditelo, è lei se lo che vuoi, qua davanti a me, se la ferma, se qua fuori la ferma la polizia e gli dice documenti, lei è Simone Grava. Aspetta, dimostro questo. Che cos'è quello? È una cosa che ha fatto lei. E chi lo deve fare? Aspetta. Ma lo Stato, porca lo Stato, puttana! Lo Stato esiste per te, non per me. Ma no... questa è però oggettivamente. Ma perché lei lo asseconda? Questo è importante, questo è importante però. C'è un passaggio che a te è sconosciuto che è totalmente. Lui ha disconosciuto lo Stato. Ma non è possibile. Attraverso un atto che è quello di dire l'atto di nascita
atto di nascita. L'atto di nascita è illegale, è una forma di sopruso. Ma lui, per avere quel telefonino fottuto che ha in mano, ha dovuto stilare un contratto e a quella, al gestore telefonico non gli ha detto che si chiama illuminazione cosmica, perché altrimenti il cellulare non glielo davano. Ci sono un sacco di possibilità, usando il deep web, di prendere qualsiasi cosa. Cioè, questo qua non problemi. È intestato a Simone Grava, questo cellulare. Potrebbe anche essere intestato, perché l'ho preso tempo fa, ma sostanzialmente c'è la possibilità di prendere qualsiasi cosa. Lei in tasca c'ha una carta d'identità o no? No, c'ha questo, io. C'ha io ma se la fermano, bruciata. Lei è... l'ha bruciata la carta d'identità? Certo. L'ha bruciata. Ma come certo? Ma se l'ha bruciata, l'ha bruciata. Ma che è il problema? Non è vero, non è un reato bruciare la carta d'identità. Se uno brucia la carta d'identità... Se la polizia ti chiede un documento e tu non hai un documento... Allora io non sono obbligato ad essere schiavo. Io, guarda, ma schiavo, io vorrei chiamare la polizia qua dentro. Chiamali. Vorrei chiamare la polizia qua dentro. E mi piacerebbe assistere alla scena. La polizia che gli chiede i documenti. Ma no, perché non voglio mobilitare le forze dell'ordine per un coglione, ma le chiedo scusa, mi dispiace perché è anche simpatico, ma grazie. Ma scusa, ma è una cosa patetica, pazzesca. Però scusami un attimo, ammiraglio illuminazione cosmica, che carta ammiraglio? Di identità, io? Passaporto diplomatico. Ma ammiraglio come sua eccellenza, che si è detto che è sua eccellenza, perché lei è ammiraglio adesso? Perché il Papa è Papa? No, ma perché il Papa? Perché, perché il capo di Stato è il capo di Stato? Ma perché il Papa? Si autoproclamano. Ma punto. Non è che si... chiamiamo Dio, facciamolo venire qui, vediamo se ma c'è. Non bestemmiamo, ma lei però, scusi, perché è ammiraglio poi? Oggettivamente ammiraglio del mio vascello, del mio corpo. Ma qual è il vascello? Il suo corpo. Il mio corpo, il mio vascello. Ma ragazzi, ma questo è ammiraglio, se uno si vuole chiamare ammiraglio. Ma i suoi bisogna genitori, comprendere cosa, come è fatto il mondo. I prima. Suoi genitori che cosa pensano di questo? Non mi interessa, quando i miei genitori li ho insultati perché mi hanno fatto venire al mondo. Sono come? Di... No, come? Non l'avevo mai sentita. Questo è pazzesco. Io però... fossi nei suoi genitori sarei una persona sconvolta. Immagini di un figlio, anche tu Cruciani hai una figlia bella che studia liceo classico, molto brava. Immagini se tu, dimmi, non può essere uguale. Immagini se tua figlia un domani ti dicesse: papà, vaffanculo perché riesce al mondo, io sono l'ammiraglia Viola, beh, non vole, l'ammiraglia Viola. Magari avrebbe capito qualcosa. Cosa diresti tu se questo non ti capitasse? So. Io sarei oggettivamente disperato. Vaffanculo, ieri mi sembrava la sagra delle teste di cazzo. Pasquale Lino Romano e Illu, du coglioni, du sottosviluppati. Cioè Pasquale Lino Romano pare la custodia di Illu, che se apre esce fuori Illu. Vaffanculo, uno pare il Buddha, quell'altro pare Gandhi, che ci stanno a spiegare a noi persone normali che loro sono più intelligenti di noi e che hanno capito tutto. Mannatevene affanculo, ma vaffanculo pure te a Cruciani che fa parlare ste teste di cazzo. A Parenzo, ma te non dici niente, porca mignotta, ma che cazzo te pagano a farla dentro? Zio Romano della Zanzara, un grandissimo, un genio assoluto, devo dire la verità. Vorrebbe anche i soldi, vorrebbe anche i soldi da Tamburini, ma Tamburini non vorrebbe... credo che possa dare. Vorrebbe allora, avere... Io penso questo. Io penso che il dottor Tamburini, avendo a Bordereau in collaborazione, sì, io vedo ad esempio i grandi editorialisti che scrivono per il nostro giornale, che è il Sole 24 Ore, che ringrazio anche per, posso dire una cosa? Ringrazio il giornale per la puntuale formazione, informazione che ogni giorno fa. È difficile trovare un quotidiano, anche vabbè, il Corriere. Dai, fa bene. Forza. Anche il Corriere, anche cazzi. Però mi risulta difficile immaginare che tu vada, anzi tu dovresti fare così, vai su dal direttore sì. Con tutto il tuo circo Barnum, quella che porta lo slave al guinzaglio, la matta che ieri cosa, quella lì che vive solo di sesso, come si chiama quell'altra, la che, signora Jessica quella, Rizzo, signora, ah no l'altra la signora, sì. No che signora Jessica a confronto è una novizia, ma come si chiama quell'altra che sì. Io sai che sono sceso, voglio confessare Gaia, questo Gaia, ecco Gaia. Questo è Gaia, vi confesso questo amici ascoltatori, la signora Gaia che mi ha portato in studio il dottor Cruciani, io l'altro giorno per paura che in ascensore, di rimanere da solo in ascensore con la signora, ho fatto le scale a piedi di corsa per paura che ti mettesse con le mani quella... addosso per no, paura no, che ti mettesse le mani addosso mai fatto. Ma mi mette in imbarazzo il fatto che tu che insomma gli ho detto ma lei com'è, sai io almeno 10-11 al giorno, benissimo, evviva. Allora porta tutto questo tuo circo del cazzo che hai costruito negli anni, portalo tutto su come forse in quattro allora, quarto stato, presente il quadro, bellissimo, il quarto stato sarebbe stupendo, tu sarebbe al centro stupendo. E tutti questi mostri portali su dal direttore allora intanto
sì, nessuno si Roma, chiama Anna semplicemente priorità. Anna da priorità. Roma. Anna da Roma. Dimmi Anna, dimmi Anna, dimmi. Senti, buonasera cara Anna. Le donne, buonasera. Questa è incazzata nera. Ma Anna è incazzata nera. No, di più. Senti, tu hai presente le donne russe che mettevano sotto i piedi e sparavano ai tablet? Sì, come no, certo. Beh, l'ho visto. Io vorrei vedere schiattare così Zaleschi. Lo voglio vedere a pezzetti. Ma come si permette? Perché lui, questo è molto grave. Chi è questa scema? Perché chi è lui sta scema? Non fa altro che alimentare odio su una lui? Persona, su Putin. Ma questa è pazza. Lui, fermatela. Che chiede sempre armi, soldi. Fermatela. Armi, come chiede soldi, armi? Lo stanno attaccando, vuole stanno uccidendo, mondiale. Stanno prendendosi vuole, un pezzo di paese. Ma quale pezzo signora, di paese? Signora Ebete, lei che cosa farebbe se l'Austria invadesse il Tirolo? Signora Ebete, lei è dalla parte di Putin, mi sembra. Ma questa no? È pazza, è una paranoica. Io sono dalla parte di una persona, parliamo di una persona che ama la propria terra, i propri valori, Putin. La propria civiltà, la propria storia, che è Putin. Ce l'avessimo noi un Putin in Italia. Ecco l'altra. Ma ce ecco, questi sono gli effetti di alcuni signora, nostri politici che per anni hanno raccontato questa cosa. Chi ci abbiamo noi? Draghi. Vabbè, Draghi, il satanista. Certo. Ma come satanista? Draghi. Perché è satanista? Ah, satanista Draghi. No, satanista no. Beh, io credo veramente. Ma perché satanista? Io davvero credo. Mondiale. No, ma credo che questa sia pazza. Dai. Questa è pazza. No, questa è più una no, però, pazza. Però, Anna, questa ferma la pazza. Ferma la vecchia. Ferma la vecchia pazza. Ferma la vecchia pazza. Ferma la vecchia pazza. Fammi parlare con Anna. Voglio parlare con Anna. Ferma la matta. Ferma. Cosa deve dire uno di più? Fare a pezzi Zelensky. Ma è il contrario, sì, è il contrario. Deve schiattare, è una... ma è pazza, calma, ferma calma, la vecchia calma, pazza, calma, fermala, calma, te lo dico io. Ma io sto fermando, se non mi dai il tempo di fermarla, come ferma faccio? La vecchia pazza, ma butta giù il telefono, mandale un'ambulanza a casa. Ma state vicente, ma state. Pazza, rincoglionita. Ferma la pazza, fermala, è pazza. Però ferma la matta. Cosa ha fatto nella vita? Io devo pagare la pensione a sta scema, scusa. Ma non lo so, ma è pensionata. Cioè io devo pagare la pensione a sta scema. Ma non è pensionata, magari lavora. Magari lavora, non lo so che ma fa. Ma che Anna, lavora, che lo può lavorare una matta simile? Ascolta Giuseppe, io assisto. Non può avere una vita normale una matta simile. Assisti malati, sì. Malati. Poveretti. Scusi. Ma quelli si faranno praticare l'eutanasia piuttosto che avere una matta così. Ma io se avessi una che mi assiste così vi direi nessuno. Ti prego, toglietemi la vita subito. A te te lascerebbero proprio andare, andare. Scusi signora Anna, però lei ha parlato di satanisti. Ora la cosa va un attimo. Sì, sono satanisti, sì. Sì, il diavolo esiste e sta il Draghi, guardi che il cognome non è a caso. No, il cognome cosa, di Draghi non è a caso. Perché cognome, tutta la famiglia Dio, così, Dio. Al plurale. No, capisci, ma adesso la famiglia Draghi. Non lo possiamo sapere. Non lasciamo e lei perdere. Come si lasciamo chiama perdere. Di cognome, signora? Lei come si chiama di cognome, signora? Io sono della pace, mi chiamo De Palma. Pensa che bel De Palma. Cognome. Vabbè, scusi, però che c'entra il cognome? Ma che c'entra nobiliare. Il cognome che ha Draghi, però? De Palma. Che significa? Che significa? Significa qualcosa che incrocia e beh, che sì. Lascia anche liberi di pensare sia l'uno che l'altro. Sì, però la croce, incroci. Anche la croce, quella che esibivano durante le crociate, la croce del esatto. Pensiero. No, la croce terribile del cristianesimo, quello. No. Luigi no, D'Agrigento, no, ferma là. Luigi D'Agrigento contro Anna. Sì. Sentiamo Luigi, che volevi dire Anna? Luigi. Sì. Giuseppe, scusa, mi senti? Sì, ti sento, dimmi. Okay, no, io quando ho acceso la radio poco fa ho sentito questa signora parlare in questa maniera durante questo tipo di combattimento, che ci sono delle bombe, che ci sono dei bambini che stanno scappando, famiglie. Ma cosa vuoi dire, Anna? Cosa vuoi dire? Che qua siamo alla pazzia pura. Io francamente mi dispiace perché Davide non sta intervenendo contro questa signora. È una cosa a luce, non si ma può come no? Io no, come sto intervenendo? Ma che cosa devo fare? Io vorrei. Ma come, io come si fa devi combattere? Digli che devi combattere. A Mariupol stanno facendo sentila vecchia maledetta. Sentila maledetta. A Mariupol stanno facendo delle cose. Aspetta. Giù Luigi. Luigi, ascolta no, chi scappa. Che stai questo dicendo? Questo prende i soldi, questo prende un po' di quelli che accogli tutti i stranieri e ci prende i soldi e ci mangia sopra. Ma vergognati. Perché tu sei Luigi. Ma denunciata sta vecchia scena.
Vergognati, perché c'è gente che sta difendendo la propria libertà, dando la propria vita per un paese che era libero e che è stato attaccato. Senti, mandala a fanculo, perché devo dire una cosa. Allora, questo lo sai perché difende? Perché lui, allora, se è tanto bravo, deve andare allora a vedere tutti i bambini morti in queste 50 guerre che ci sono nel mondo. Perché solo l'Ucraina? Mamma mia, perché? Come combatte, Stanna, come combatte? Ferma, Anna, ferma. Maurizio da Roma, Maurizio da Roma. Luigi ti sta dicendo di combattere. Pietà, Maurizio pietà, da Roma. Pietà. Dimmi, Maurizio, dimmi. Senti, parlare bene degli assassini, basta pure chi fa un Brexit. No, ma che volevi dire ad Anna tu, Maurizio? Poi, che volevi Anna, dire? Volevo dire che c'ha una voce di quelle classiche che lavorano la notte all'aperto, guarda. No, questo non si può dire, cioè? Dai, su. Non ho capito. No, ma stai dicendo che è una mignotta. Stai dicendo che è una mignotta, Maurizio, dai, su. No, non si può. No. Anna. Con la madre, con la figlia e con la sorella, lavoro con la moglie, con la figlia, con la sorella e con la nonna. Che bel linguaggio. Come lotta. Diglielo tu. Ma non sapevo che rispondeva così. A pezzente, tu sarai sicuramente un uomo di quelli depressi che sei solo dentro casa, non c'hai una donna, non c'hai mai avuto una donna, sei un paro deficiente, ci avrai un cosetto piccolo, sei uno di quelli che proprio devi pagarle le donne per andarci. Ma perché li conosci? Come sono fatti? Hai capito? Perché tu mi conosci a me, come ti permetti, stronzo, come ti permetti. Esatto, come ti va, c'ha ragione lei in questo caso. Ma c'ha ragione lei. Aiuta gli anziani, cosa fa questa? Assiste? Pezzo di merda, come ti permetti, Maurizio, come ti permetti, Maurizio, come ti permetti a dire una cosa di questo tipo? Ma ho detto una cosa semplice. Ma non hai detto una cosa semplice. Io ti dico un'altra cosa. Tu sei un impotente che te la prendi con le donne offendendole, impotente, hai capito? Io me la prendo con Putin, me la prendo, non con le inutili, con Putin. Con Zelensky che vuole la guerra mondiale, che dice tutti i giorni. Come lotta la signora, come lotta? Ma non la nominare guerra, perché Putin ti manda a non la nominare guerra. Non dire guerra, perché Putin non vuole che si dica guerra. Non dire cazzate, ma quale cocainomane? Dai, allora, su, è una cazzata. Anna, ti saluto, avanti tutta, Anna. Ciao. Cosa? Non ho capito. Sei un provocatore di professione. Ma non è vero. È un grande giornalista. Lo scaldacola. È un grande giornalista. È un grande giornalista, ragazzi. Pratica. Aspettavo che tu me lo dicessi. Credimi, io non arrivo alla tua eleganza. Io vivo. Allora, per la prima volta uno di fronte all'altro, dopo tanti scontri verbali, dopo tante discussioni, chiamiamole così, sull'universo mondo, sull'immigrazione, sulla guerra, diatribe personali, cause in tribunali ormai risolte, ma non ne voglio parlare. Enzo Spatalino e anche David Parenzo, ma lui sta qua. Buonasera. Buonasera ragazzi, grazie. Sì. Conduttore televisivo. Sì. Che tu hai già. Ma quale conduttore? Perché non è un conduttore televisivo, diciamo, conduce un programma in televisione. Ma non diciamo bestiali. Faccio più ascolti io che la sua trasmissione. Sì, non raggiunge neanche l'1% questo signorino. Se non ci fosse Concita De Gregorio. Ma questo può essere, certo. Lui fa figuracce. Ma non ti vergogni. Facciamo il 5%. Sono 3 anni che aspetta questo momento. Prima di tutto, perché non ti metti la camicia? Perché sono mettitela sportivo, nei pantaloni. No, sai cosa ho scoperto sei oggi? Inelegante, sì. Sei cosa una ho delle scoperto? Persone che scoperto? Più oggi inelegante che abbia mai la conosciuto. La novità della giornata. Qual è? Sentiamo. Oltre a essere un provocatore di professione. Ma parli di te. Oltre a essere un opportunista. Stai parlando di te. Oltre a essere irrispettoso. Basta con le autobiografie. Oltre a essere maleducato. Ma non buttarti così giù. Che un classista, ma non è un classista, ma non sto ragazzo così giù. Perché oggi mi ha visto con la camicia fuori dai pantaloni e si è scandalizzato, no, poverino. Ho detto sei di una bruttezza disarmante. È scandalizzato. Ma no, sei semplicemente orribile. Sei un classista. Ma non c'entra ricco povero, sei orribile. Sei un classista. No, ma sei orribile. Tu sei espressione del pensiero. Ma sei una persona politicamente corretto. Ma quale prego, sei un orribile, vestito in modo orribile. Che l'Italia sta la facendo una brutta chi? Fine. Ma vostra di chi? Vergognati. Ma tu ti rendi conto che al Festival dell'Economia di Trento, che
torna finalmente in presenza con migliaia di persone. Aspetta, aspetta. Le persone che si sintonizzano qua sono 3 anni. Trovano sui contenuti. Contenuti, bloccati un secondo. Che vuoi dire? Scusa. No, ma dico, in giornate come questo, dal 2 al 5 giugno, qui passano commissari europei, economisti, premi Nobel, eccetera. E c'è un signore che non ha nulla. C'è un signore che usa le parole friccica. C'è di una volgarità. Cosa vuol dire adesso questo gentilmente? Tu dici che alle donne, alle ragazze, alle ragazze friccica. Che vuol dire? È un personaggio orribile. Il signor Parenzo. È orribile quello che dici. Il nulla, il protettore, il paladino dei sacchetti a perdere. Anche questa espressione è una. Sei il protettore dei sacchetti a perdere. Come si fanno a chiamare le persone sacchetti a perdere? Salame, busta di piscio che non sei altro. Busta di piscio che non sei altro. Fatelo dire. Se tu li chiami sacchetti a perdere, allora, fermo, capisci però. Che dici una cosa di una aggressività assoluta. Lascia che sei, dia una dovresti essere denunciato. Devo dare una giustificazione. Non c'è giustificazione. Lo devi denunciare alla procura. Questo è uno che lo chiama sacchetti. Spegnete i microfoni un attimo. Segnate questi due microfoni se è possibile. Allora ragazzi, io voglio dire una cosa. Tu fermo, tirate su adesso. Dovete stare zitti un attimo. Se io non fossi pacifista l'avrei preso a sberle uno che dice sacchetti a perdere. Se ti arriva un ciaffone la gente non sbaglia perché tu sei a casa un razzista tua. Perché non li porti a casa tua? Sei un razzista. Che vuol dire portarli a casa tua? Razzista che non sei altro. No, fermo un attimo. Sei un razzista. Sei un salame razzista. Ti senti male. E questo non sarebbe sbagliato. Questo sarebbe l'aspetto positivo della giornata. Io aspettavo sto momento di dire sacchetti a perdere. Di dire ma inventa qualcosa di più intelligente. No, però calma, perché calma. Devi fare il razzista per è forza? Colpa vostra. Ma perché devi della fare vostra il politica di sinistra? Non ci riesco. Allora, sono arrivati in Italia migliaia di disperati. Ma allora, perché li chiami così? Accoglieteli a casa ma perché vostra. Li, a casa di, vergognatevi. Ma perché li chiami così? Calma, perché calma. Li chiami sacchetti io a perdere non credevo che sarebbe cose. Finita così, ve lo giuro. Non ho invitato perché finisse così. Ha cominciato lui a invitato Spadalino perché finisse in questo modo. Non ha cominciato lui a offendere. Ma perché, gli immigrati devi chiamarli sacchetti come se fossero delle cose? C'è perché una tipologia. Non sono delle cose, sono delle persone. Sono persone. Fagli spiegare, perché li chiami sacchetti? Eccellenza, è gente sempre che senza non serve sempre senza alla società. No, non puoi dire gente che non serve alla società, dai, ma che vuol dire? Gente che non serve alla società, cioè tu. Cosa servi tu? Guardati, alzati in piedi, fatti vedere, a che servi? Ho dimenticato di a che dire serve questo signore qua? Il problema è che lui lo pensa davvero, questo è il problema, cosa grave. È il giornalista aspetta. Più raccomandato d'Italia. Alle 19:25 è stato commesso un reato. Alle 19:25 è stato commesso un reato. 19:25 reato diffamazione. 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 Da chi? Fai i nomi. Sei raccomandato. Da chi? Sei raccomandato. Fai i nomi. Tu sei bene. Tu sei fai nomi. Allora, tu lo sai bene. Fai i nomi. Fai i nomi. Fai i nomi. Non mi fate fare il pacere. Ho già dovuto dividere Sgarbi e Mughini. Non mi fate fare il pacere una volta. Non avessi le raccomandazioni. Fai i nomi. Ragazzi, io voglio dire una cosa. Fai i nomi o ti becchi la querela. No, fermi, d'accordo. La querela forse partirà, forse no. Basta con le querele che non ce ne più. Basta querele, ragazzi. Basta querele. E lui si nutre di querele. Allora, fermi tutti. Allora, tu sostieni friccica. Le ragazze giovani con cui spesso friccica. Che vuol dire? Una brutta espressione adesso oggettivamente. Io sono uno. È orribile. È un'espressione inusuale. Ma voglio dire che alla donna quando le friccica è un modo partenopeo. Per intendere che alla donna quando ha voglia, quando è una certa situazione di bisogno, non c'è niente da fare, le friccica, le solletica. Ma chiede cosa vuol dire questa espressione? Anche gli uomini hanno voglia, non è che solo le donne è diverso. Ma come dire, che senso? Quando la donna le friccica non c'è verso, ma chi lo dice? Te lo dico io. Ma tu
tu chi cazzo sei? Somaro Don Somaro! Ignorante! Cosa pazzesca! Non offendere! Però scusami, che hai una litosi pesante, se ti puoi per cortesia. Hai una litosi importante. Calma, hai una litosi importante. Ti do la mascherina. Hai una litosi importante. Ti dico questo. Hai una litosi. Se tu non fossi raccomandato, secondo non andresti a pulire i cessi. 19:27 seconda querela. Allora, quest'anno faccio le vacanze a Cortina, seconda querela. Sai come l'altra volta? Seconda querela. Non sa. Questo vestito qui €1,500 è stato offerto da Enzo Spatalino, sarto napoletano, 1,500. È un classico. 1,500. L'ho comprato con i soldi tuoi, salame tu, salame! Cretino. L'ho comprato con i soldi tuoi! Però ricordati una cosa, devi andare nel bagno. No, però stai un po' più lontano perché hai una litosi pesante. Il water, ecco. E devi dire non son degno di te, con la testa nel cesso. Questo è divertente però, questa è bella. Questa è divertente, non sono degno di te, ascolta, secondo perché me... tu là devi andare a finire. Prendetemi non sono degno di te dalla regia a Milano, sì, ma con chiamate calma, anche un'ambulanza calma. Soprattutto allora la realtà è che tu ti riferisci quando dici di una donna che è friccica, che è friccica, ti riferisci a quando si unisce o comunque quando si sposano, certo, si fidanzano con gli extracomunitari, perché tu non sopporti l'idea che una donna italiana possa andare con un extracomunitario, ti sembra innaturale. Sei una persona per bene, sì, e ci sono casi di persone che si sono inseriti alla grandissima. Sì, però tu in generale il fatto che una donna italiana vada con un extracomunitario, la cosa non la sopporti, diciamo, in con un extracomunitario che non si comporta bene. Questo vale per chiunque, che vuol dire? Anche per gli italiani. Anche per il mostro del Circeo che era italiano. Esattamente, salame che sei. Però hai sempre risolto il problema di alitosi. Salame. Quindi se puoi per favore solo spostarti. Ma quando ti dici non vi innamorate del frutto proibito, ti riferisci, e poi ti cade la dentiera, ti riferisci al black, non vi innamorate del frutto proibito. Diciamo la verità. Può essere che trovano qualcosa di particolare. Perché che trovano? Perché ero venuto per fare un colloquio. Ma non è un sereno, colloquio fra persone per bene. Lui ha cominciato ad offendere. Perché lui guarda cosa arriva in ragazza. Vabbè, che succede? Provocatore di professione. Altri mostri arrivano. Allora, calma un attimo. A me sembra di stare in quei videogame in cui a un certo punto i mostri non riesci mai a sconfiggerli, perché arrivano sempre altri mostri. Ne arrivano tanti altri al Festival delle Economia di Trento, come purtroppo si fa a invitare questa carnevalata che vuoi da tutti casa? Grazie Enzo, è un provocatore di professione. Grazie Enzo. È un provocatore di professione. Applausi. Classista. Oggi ho capito che sei anche classista. Fermi tutti. Pasquale Lino Romano, buonasera, applausi. Forza, l'inno nazionale, vita mia, oi gore, oi stugore. Questo è l'inno nazionale. Continua, fratelli d'Italia. Si sta prima amore, o prima e l'ultima sarai per me. Mi scusi però. Oi vita mia, oi gore, oi stugore. La vergogna assoluta, vederlo di persona è ancora peggio. Ha la pelle che è morbida come il culetto di un bambino. Sembra un disjockey. Ha bisogno di un sassuolo. Sembra un disjockey degli anni 80. A quest'ora la gente sta uscendo dal posto di lavoro. Stanno parlando loro. Anzi, ti ho portato un regalo. Guarda, questi sono i cervelli parenti. Che è un cavolfiore. Questi sono i cervelli. Metti il cervello, Parenzo. Perché tu dici tutte struzzate. Cavolfiore. Diamo il treccio bello. Dove l'hai rubato questo? L'hai comprato con i soldini? Questo l'ha fatto coltivare dalla signora Anna. Questo cavolfiore. Lei a quest'ora le persone stanno uscendo dal posto di lavoro. Anziché stare qua a fare il coglione alla radio. Onore. Comunque metti il cervello, Parenzo. No, però scusami, Pasquale Romano, qui siamo in presenza di che cosa? Per chi non lo sapesse, Pasquale Romano è un signore napoletano che a me personalmente sta molto simpatico, anche se combatto quello che dice, che ha 48 anni. Percettore nonché sindacalista, tra virgolette, grande combattente in televisione a favore del reddito di cittadinanza, prende il reddito di cittadinanza praticamente da 3 anni, e in 3 anni credo che abbia avuto quanto? 25.000 euro in tutto? Non lo so, tu quanto hai guadagnato? Quant'è il suo? Quanto hai speso in 3 anni? Ma che c'è? Ma per la cura babbo, Crucia. Ma io faccio un lavoro. Crucia, ma perché lei che cazzo di lavoro? Io faccio un
lavoro, cioè, Cruciani, lei che lavoro Cruciani, fa? Cruciani. Che lavoro fa lei oggettivamente? Cruciani, poi con gli occhiali da sole la sera. Lavare? Cruciani, guarda che dacci buttato a te, guarda, visto che cancio subito, no? Ma fate fare una cacata, dove stanno i flash e clicca? Ma sì, ma grazie, la ringrazio. Cosa, perché è molto utile, visto che ti vai prendere il culo in faccia. Con che soldi le comprate? Le porte dei treni. Ma con che soldi le comprate? Siamo nel terzo memellegno. Ma come le comprate? Con reddito di cittadinanza? Allora, caro Parenzo, io sono abituato che quando vado a casa della gente bussa con i piedi, a te dacci buttati il cervello e a lui i flash and clean. Quindi, però scusi, però io ho semplicemente fatto una domanda: quanti soldi hai preso in questi 3 anni? Ma 700 dire, al mese, quanti? Te lo devo dire a te quando prendo al mese. Basta fare il calcolo. Quanto è il calcolo? Lo sa tutta l'Italia. Quant'è al mese? Voi sindacate tutta l'Italia. Quant'è al mese? Rispondimi, quanto è? Non la sapevi. Come non lo sai? Non la sapevi. Io vivo da solo. No, fatti conto. Il reddito, quant'è il reddito? E fatti conto, voi che siete tutti saputi del reddito. Quanto ti arriva? 600 al mese? Io vivo da solo e c'ho un appartamento che pago 400 euro al mese. Fatti il conto. No, 780. Quanto è il tuo reddito di cittadinanza? Il mio reddito di cittadinanza è 600 euro. Cruciano. 600, benissimo. 600 euro quando al mese. Quando mi mandate a Gizzamunnezza a me che ne prendo 1500. E chi ti ha pagato il biglietto per venire qua? Perché la cosa grave è che Cruciani ti ha pagato il biglietto. Oh, allora io voglio denunciare. Sì, allora mi scrive il dirigente di Confindustria. Mi scrive: no, il parassita nella nostra sede romana. Sì. Così ha scritto. Allora, no, caro questo è molto presidente, grave. Questo è molto grave. Caci sta stato non muovere. Presidente chi? Non lo so, lui ha detto. No, un dirigente di Confindustria. Dirigente, no, il paradosso è che tu sei allora qui. Leva proprio la coppa di tavolo, si fa un dirigente. Sposta. No, perché? Fui un dirigente, pensavo che ero presidente. Fui un dirigente. Dirigente, un criminale che sta lavorando. Sta lavorando. Vabbè, fai gli straordinari, magari ci aumentano il reddito. Fai gli straordinari. Vuole pure l'aumento. Magari ci aumentano il reddito. Però è arrivata una proposta, questo dirigente di Confindustria che sta ascoltando la diretta dice proponetelo come risorsa alla società che fa le pulizie a Piazza Indipendenza. Quindi ma lui non vuole venire a Roma, vuole stare a Milano. Allora, insiste ancora, questo propongo, non si vuole spostare. Propongo io al caro che mi ha offerto il lavoro, porta la radio Zanzara a Posillipo. Ma questo vuole stare a Posillipo, ma ti rendi conto? Vuole stare a Posillipo. Ma stai scherzando? Senta, ma l'Italia non è Posillipo. Allora, il mondo ma non io è sono Napoli. Io sono napoletano. Io sono napoletano, mica sono italiano. È tutta una storia. Ma allora fatti la Repubblica tua, fai il distacco, fai l'indipendenza di Napoli. E non ci volete. Volete dividere la Lega, volete dividere l'Italia. Egidio da Lecce, Egidio da Lecce. Ma che vuole dividere l'Italia? Quella hanno fatto l'Europa Unita. 20.000 euro. Egidio da Lecce. Cioè, dimmi Agito, che vuoi dire da Lecce, dal sud, Duca? Che vuoi dire a Lino? Che vuoi dire a Lino? Oggi è carino. Sì. Metto molte virgolette per sta parlando. A parte il fatto che mi ricordo molto, tutto rispetto a Leopoldo Mastelloni, per carità, Giuseppe, lei fa lei stava anche chi la voce. Lei ha una voce un po' controversa, tutto, per carità, ma è un emerito. È un emerito cretino, va, diciamo, ce l'ho. Livio da Catania, lei ha una voce mi un po' strana. Mi hanno appena scritto: soffritemi! Mi hanno appena, scritto: ti sento fiacco. Mi ha scritto una amica che è in macchina con la figlia: ti sento fiacco. Poi aggiunge: chi è questo cretino che non vuole lavorare? Questo è giusto. Livio da Catania, Livio, perché la gente percepisce il fatto che tu non vuoi lavorare. Ma lo sai che questa è l'unica cosa che tutta l'Italia ti ha conosciuto. Nella mia città ci sono le assunzioni. Ma se il sindaco Manfredi non è capace di assumere la gente, lui è incapace di intendere governare, io devo lasciare la mia città. Ma se non dai, lei ha rifiutato lavori che le hanno offerto. Ma capito che cercano volontari per il bene pubblico, cercano volontari. Ma chi se ne frega, vado a lavorare. 1 miliardo di euro che ha portato Mario Draghi. Fermola, allora Manna da Roma, giudizio, qual è il giudizio su Pasquale Romano? Manna da Roma mi ha buttato con l'infame, è portato tuo marito. No, fermo, non insultare in uno studio, hai capito, cafone. Poi devi andare a lavorare perché il tuo disegno è machiavellico. Il lo mio conosco, disegno è storia. Arrivare aspetta, al è cultura, Parlamento. Aspetta, ti devi togliere il cappello, cafone. Storia, non si mette cultura, il cappello. Il oltre disegno. Il reddito, c'è pure il cappello. È storia, tu, è il cultura, tuo disegno, lo sai qual è? Se ne devo togliere lei il cappello. Che tu mangi anche con i soldi miei. Esatto, devi andare a lavorare. Hai ragione. Su questo hai ragione. Sono fondi sociali europei. Signora, lei è una cretina. Mi scusi, sono fondi sociali europei. Se lei dice che paga il reddito di cittadinanza, allora lei lo paga tutta Europa. Lei è ignorante, se ne vada a cazzo, tutti a OnlyFans, signore. Lei tutta la vita è stata scopata male.
male. No, ma come si permette? Non si può permettere. No. Chiedo scusa, mi è scappato. Ma però, ho capito, ma non può dire una cosa già la nana. Ma la signora è razzista. La signora è un razzista. Fermi tutto, fermi tutti. Devo fare tanto, ma è una trasmissione insopportabile su Radio 24, va chiusa. Pronto? Ecco. Sì? Come stai, Ali? Segaiolo di merda. Ciao, Cruciani, come stai? Eccolo qua. Ma come segaiolo? Perché segaiolo? Scusa. Io non riesco a capire. No, è una confidenza. Chiedo scusa, mi sono sbagliato. Pensavo che eri quello della zanzara. Come stai tu? E io sono quello della zanzara. Sono quello della zanzara. Hai visto come assomiglia a cosa là? Come si chiama? Rino, Mino, Reitano, là. Porco cane. Ho preso Rino Gaetano. Ma io non capisco perché un uomo di religione deve parlare in modo così sguaiato e volgare. No, Davide, ascolta, sto parlando con Cruciani, non rompere, ti interrompi, vieni a gamba tesa. Io ormai sei completamente impazzito. Sei, diciamo la verità, totalmente impazzito. Ma che completamente. Ma quale impazzito? Non ma ha più dico? Nessuna lucidità. No, è poco da ridere, purtroppo. È una persona. Ma che? Ma è un imam, anche, è un imam. Quale imam? Ma che cavolo, l'imam non parlano mica con questo linguaggio del cavolo, dai. Ma quale imam? Non è mai stato un imam. ride, non c'entra da ridere. Sei degno del tuo cognome, grande guerriero. Come combatti, come lotti, sei grandissimo. Complimenti, veramente. Scusami, Ali, ma che ride? Io non capisco che ride. Il Talmud lo conosci? Pezzo di merda. Sì, ma cosa. Ma perché deve dire? Ma io dico, ma di che parli, di cose che non sai? Sei un po', sei uno squinternato, altro che imam. Io non ho mai detto che sono scemo, un imam. Proprio no, scemo, no. Ormai. Sarai intelligente tu, raccomandato di merda. Vai con la Gruber e con ma cosa là. Ah, che cazzo vai? Allora io ero amico di tuo papà e avevo un grande rispetto di voi, ma porca puttana, mi dispiace, mi hai fatto scendere al basso livello. Sei ma mi dispiace, di ma sei tu, fai tutto tu, sei tu, no, che mi insulti in continuazione. Io parlo con Cruciani, viene a gamba tesa, chiedi il permesso prima di parlare con me. Quale gamba tesa? Bravo, ha ragione. Ormai sei impazzito, completamente impazzito. Scusa, è meglio un pazzo sano che un raccomandato di merda, questo ricordo te lo. Ma come ti permetti? Ma io ti querelo, Come hai fatto arrivare fin là tu? Come hai fatto arrivare esatto, là? Bravo, tu, sì, diciamolo. Tu come hai fatto? Ma tu, ma che te. Io ho lavorato a Padova da quando avevo 20 anni, voluto somaro. Khmar che sei, come si dice in arabo. Ascoltami. Come hai fatto tu andare di là? Pezzo di merda. Ma perché? Come hai fatto andare tu di là? Cosa vuol dire? Ma questo è molto grave. Sarei più bravo di loro. Non vuoi vendemmiare, io sono un principe, buffone. Tu sei un principe. Sarò pazzo, ma sono onesto e sono sincero, lo capisci questo? Ma che cosa vuoi da me? Che ho lavorato? Cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Fammi parlare con questo lei. Cruciani, per piacere, fallo stare zitto questo pallino. Sì, sta zitto. Scusami, Shek. Ma mi viene da vomitare a sentirti, Davide. Guarda. Ma come parli? Ma sei una persona ridicola. Vai con Mentana. Vai con Mentana. Fate finta di fare informazioni. Ridicolo, patetico. Guarda che la giustizia divina Adonai è più grande di voi, pezzo di merda. Ma non parlare, non pronunciare il nome di Dio, pagliaccio, che non sei altro. Però scusami, perché pensi tutte quelle cose negative di Israele? È indegno di chiamarsi Davide, quel ragazzo là. Ma perché? Che c'ha? Ma perché? Scusami, perché? Fammi sentire Romano da Roma, che mi sembra che abbia 82 anni addirittura. Romano, dimmi Romano. Preoccupante. Preoccupante, di solito sì. Dimmi Roma, Romano detto Remme. Vorrei ricordarle, caro Cruciani, che esattamente un anno fa, il 15 novembre 2021, lei disse che sono addolorato. Io le leggo il testo. Sì, addirittura. Che cazzo ha detto? Sono, caro Cruciani, sono addolorato per la sua affermazione che la decima masse
fosse una milizia fascista. Era un corpo specializzato della Marina italiana, incursori. Ci sarà stato tra loro anche qualche fascista. Beh, con i famosi maiali hanno fatto imprese memorabili. Si gettavano contro le navi nemiche carichi di esplosivo. Il loro comandante era Valerio Borghese. I tedeschi, appunto, hanno reso l'onore delle armi alla decima massa. Beh, i tedeschi, non erano fascisti, erano patrioti. Un concetto desueto ormai. Repubblichino, questo è senta, Istituto Luce. Senta, un branco di criminali al servizio di Baffino. Un branco di criminali al servizio di Baffino. Si sono gettati sotto i carri armati degli inglesi. Non erano tutti fascisti, erano patrioti. Ma ho capito, ha però capito? I vertici erano legati alla Repubblica Sociale Italiana. No, su questo, signore, in quel periodo, no, non si può negare, lei, in quel periodo, lei dai. Non sa nulla della storia. Ma lei è Romano Malaspina? Lei è Romano Malaspina per caso? Esatto. Ah, il mitologico chi Romano è? Malaspina. Beh, chi è Romano ma Malaspina? Come chi è? Ma come fai a non sapere chi è Romano Malaspina? Dai, Romano Malaspina è un mito, sembra un fascista, ma non ricordo. È la voce di Goldrick, dice, ma ragazzi, a me sembra un fascista, però è un attore, ma un fascista anche. Ma che senta, sacchetto di pus di merda, vada. Questo è un attore, sarebbe Romano Malaspina. Ma che c'entra della vita? È un però fascista. Della vita non c'entra niente. Beh, è nato nel 39, quindi diciamo subito dopo le leggi razziali. Mio ma padre mi sembra era monarchico come tutti, ecco, gli italiani. Perfetto. No, Romano tutti gli italiani Malaspina. Un gran cazzo, caro amico. Come tutti gli italiani un gran cazzo. Un gran cazzo. Perché gli italiani sono repubblicani, non repubblicini. Perdere! Ma questo è pazzo, semplicemente pazzo. E non è fascista, se purtroppo. Chi? Come purtroppo? Dunque lei è fascista. Purtroppo. Dunque lei io è fascista. Non sono fascista, sono monarchico. È monarchico. Come si fa a essere l'invento monarchico? Si direbbe è mona, non monarchico. Mona, perché non monarchico. Fare in culo a Tel Aviv. La ma che c'è? Ma io dico, ma perché? Non è italiano. È italiano. La voce di merda. Che sì, però scusi, signor Malaspina, lei è stato un gigante della, in diverse, ma diciamo, della sua professione. Un gigante. Beh, sì, UFO robot. UFO robot e Goldrick. No, Gigrobot. Sì, anche UFO robot. Sì, però ho fatto 60 cartoni animati, 300 film. Sì, però signor Malaspina, lei non è che può dire può rimanere sempre un coglione, che vuol dire? Che cazzo vuol dire? Non è che siccome senti, ha fatto Goldrick di merda. Non è che siccome il signor Romano Malaspina ha interpretato Gigrobot, allora è un gigante della scienza e della storia. Ma che c'entra della vita? Ma io me ne fotto di Gigrobot d'acciaio, me ne fotto. Eccolo qua. Merda. Eccolo. Eccolo qua, sentilo. Sentilo. Com'è che faceva Romano? Alla barda spaziale. Beh, pensa te. Alla barda spaziale. Ha rincoglionito milioni di generazioni. Pensa te. Comunque, sì. Scusi, lei ha 82 anni, giusto? Sì. Quella merda di Parenzo. Sì. Buonasera e benvenuto, grazie. Non ci sono fascisti. Ci sono delle macchiette come Salvini, sì, ragazzo da bar dello sport, e altre formazioni ridicole, per non parlare di Forza Nuova, che con il ridicolo comportamento innescano un antifascismo da 70 anni vitale, purtroppo. Hanno fatto tutti carriera con l'antifascismo. Vabbè, adesso lasciamo perdere questo. Grande, ecco qua, il monarchico. In Italia c'erano 40 milioni di fascisti. E il giorno dopo c'era 40 milioni di partigiani. Senti la banalità, allora l'8 settembre. Senti la banalità. La banalità di Malaspina, pensate, la stupidaggine, la vulgata proprio. Vai, la stupidaggine di Gigolo. Ma che c'entra della VIB? Ma che c'entra della VIB? Non capisco, è anche ignorante. Romano ignorante Malaspina. No, è italiano, basta con sta storia. Ma è italiano. Povero imbecille che italiano? Ha rincoglionito milioni di generazioni con quel Gigolo del cazzo. Sei italiano, sei una merda. No, piena di pus. Vabbè, quello è un altro discorso. Uno può essere comunque una merda piena di pus. Ma ti pare che uno che ha fatto il doppiatore, sì, che, sì, parla, si esprime in questo modo, sto povero cretino monarchico, più bella d'Italia, povero monarchico, sono 10 canti povero della divina monarchico commedia a memoria.
i malaspina, ma chi se ne frega? Hanno ospitato Dante Alighieri nel ma castello di Mulazzo. I malaspina. Ma che io me ne fotto di quello che hanno fatto i malaspina. Monarchico imbecille. Povero monarchico imbecille. Non mettiamo in mezzo malaspina. Le famiglie. Qual era il simbolo? Qual era il simbolo nobiliare dei malaspina? Senti come parla. Qual è il simbolo nobiliare dei malaspina? Che cos'è? Due chiappe. Ma quale aquila? Quale aquila? Sicuramente un gabinetto era il simbolo dei malaspina. Un gabinetto. Quello tu era. Tu sai che sei l'uomo più odiato un d'Italia. Un gabinetto. Aspetta. Romano Malaspina. Andatevi, il simbolo nobiliare era quello di un gabinetto, di un bagno alla turca. Sicuro. Però io dico una cosa. Bagno alla turca. Malaspina storia, detto merda. Il barone merda. Del bagno alla turca. Giù un attimo. Romano. Malaspina, detto il barone dei bagni alla turca, nobiliare come nobile un bagno alla turca, quello è il simbolo. Allora, te lo dico io. Romano, ci sei? Allora io dico una cosa, però ammettilo sinceramente, sei un ammiratore. Siamo bagno alla turca, sei un ammiratore di sua eccellenza Benito Mussolini. No, bisogna dirla sta cosa. È un cretino. Perché no, no, lui, ma ti, lascia lui perdere la diatriba. Mandare via gli ebrei. No, ma basta con gli ebrei, non ce la faccio più, non ce la faccio con gli parlare di queste cose. Allora, di fronte a me, anzi cioè, accanto a noi, un signore che sembra Marx. Sì, sembra Marx. In realtà è un signore, io non so nemmeno come definire, perché credo che sia tecnicamente un predicatore, giusto? Sì. Lei è un predicatore. Come si chiama Roberto Di Gian Domenico, giusto? Esatto. Ma cosa grazie. Predica, buonasera e applausi innanzitutto. Buonasera e applausi. Buonasera e applausi. Allora, Roberto Di Gian Domenico sostiene di essere la reincarnazione, non so come posso dire, di quanti apostoli? Un apostolo, un profeta e San Giovanni il Battista. No, tre allora, tre o uno, tre o due. No, non piangere adesso, non piangere adesso. Quanti, no, è una cosa molto seria, ce l'hai davanti. Pensi che sia un pazzo? Non mi sembra. Da quando è entrato? Da quando l'ho visto? Ma no, perché? È un signore con la barba. Ma no, però è una persona che sicuramente ha avuto un trauma, qualche cosa. Perché comunque, per allora, lei è la reincarnazione di che cosa? Elia. San Giovanni Battista e Giovanni l'Apostolo. Tre, sempre tre. Se ti informi biblicamente, Elia e San Giovanni Battista la stessa identica cosa. Ah, vabbè, allora sono due. Basta leggere i Vangeli. Basta leggere i Vangeli. Ma quanti sono allora questi apostoli? Gli apostoli sono 12. Poi dopo sono diventati 120. Però perché allora i suoi apostoli sono soltanto tre? Quelli che si sono reincarnati. Siamo tutte e 12 qui in Italia. Non è nessuno. Aspetta, non aspetta, che vuol dire? Siamo tutti qui in Italia. Cioè, che vuol dire che siamo tutti qui in Italia? Tutti sono stati rincarnati. Chi ha fatto del male a Gesù e chi al seguito. Ma chi è che ha fatto male a Gesù? Ma parliamo di una cosa. No, però scusi, quante persone ci sono che sono la reincarnazione di questi apostoli in giro per l'Italia? Ma... Quanti siete? Sono 7 donne e 5 uomini. Sette donne e 5 uomini. Ma come fa? Uno come fa a essere. A me incute il fatto che lo dica con serietà. Cioè, io pensavo fosse uno svalvolato, invece vero qua davanti, è incredibile. E questo è il punto. Cioè, non ho capito. Qua sono sette uomini e 5 donne che sono la reincarnazione dei 12 apostoli. Sì. Lei è la reincarnazione di 2 apostoli. Ma un apostolo. Un apostolo? Siccome Giovanni Giovanni era l'aver discepolo di San Giovanni Battista, perciò è unificato. Un apostolo in due. Benissimo. Unificato come paghi, il CUD, come paghi uno porti via due, adesso non per essere però sostanzialmente come al supermercato dici come me dà ora, c'è un'offerta speciale di 2 apostoli. Benissimo. Vabbè, volete sapere chi è Ponzio Pilato? No. Chi è Ponzio Pilato? Lo sappiamo, è il romano, l'imperatore romano che dice che no, non è neanche quello. Clemente Mastella. Come scusi? No, ma scusi. Cosa vuol dire? Prima di andare via dalla politica ha buttato fuori 300.000 assassini e ha condannato il signore. Ma chi? Non ha condannato Clemente nessun Mastella. Signore, il povero Clemente Mastella. Informate se anche... Mastella, come ministro di grazia e giustizia, ha liberato 300.000 assassini. Chiamo Mastella. Non ci mettiamo nei casini con Mastella. Chiamo Mastella. Mastella è vero. Adesso lo chiamo. Chiamo Mastella. Ma che c'entra? Questo ha liberato delle persone. Che c'è Ponzio Pilato? No, ha liberato dalle carceri. Gli dico che sei Ponzio Pilato. Ha liberato dalle carceri. Ma vi siete mai sentiti con Clemente Mastella? No.
e lui sarebbe l'incarnazione di Ponzio Pilato. Sì. Allora prego la regia di chiamare adesso, chiamo allora, in viva voce l'onorevole Mastella, gli dico sarà la zanzara, sì. Chiamo in viva voce l'onorevole c'è uno che dice che lei sarebbe Ponzio Pilato, adesso lo chiamo in diretta, guarda qui vediamo squilla il suo cellulare privato, vediamo se risponde perché c'è molte cose da fare. Clemente scusami, sono David Parenzo in diretta alla zanzara, come stai? Bene, bene, grazie. Scusami, sei qui in diretta alla zanzara. C'è un signore che è nostro ospite che dice che sei la reincarnazione di Ponzio Pilato. Ma veramente così ha detto? Così ha detto. Signor. Sì. No, io decido, Ponzio Pilato non decideva, io decido. Ecco, appunto, vedi. No, perché dice che hai liberato 300... Hai liberato le carci. Hai liberato le carci, prima dice, via, che quando eri ministro della giustizia... Ah, sì o no? La cosa è giusta, la ritengo giusta quella. Sì, dunque è tutto vero. Dunque lui l'indulto. Sì, ma lui pensa che liberando queste persone tu sei, hai fatto come Ponzio Pilato. Che c'entra Ponzio Pilato? Scusi, però. Che c'entra Ponzio Pilato? Non lo dico io, lo dice Ponzio il Padre Eterno. Lo dice il Signore, non lo dico io. Sono liberati, carcerati. Lui dice che il Padre Eterno è il Padre Eterno che glielo dice, cioè il Padre Eterno che dice che tu sei Ponzio Pilato. Vabbè, insomma, una cosa un grazie, po'. Clemente, scusami per il discorso. Che posso fare io? Sì, no, stavi mangiando, Clemente? Ah, sto cenando, sì. Scusa per il disturbo, grazie, eh. Era una precisazione. Ciao, buon lavoro, Clemente. Capito, non mi inviti mai da te tu. No, ti invito prestissimo in onda. Intanto ti abbraccio, grazie, Clemente. Grazie molto. Allora, perfetto, era in diretta l'ex ministro della giustizia, l'onorevole Clemente Mastella. Però scusi, attimo, ora, oggi dire che l'ex ministro ha fatto l'indulto, l'indulto, ma non è Ponzio Pilato, basta stronzate, lo dici tu, basta stronzate, dice, ha detto Gesù Cristo però. Certo, lo dice lui. Io ti consiglio di leggere Apocalisse 2, ma no, ma quello fa benissimo, anche il 3 e il 4, ma lei quando a casa, il Signore ritornerà, lei tutti lo vedranno, anche chi lo crocifisse, ma io che non te voglio... fa significare questo? Ma io che non ho crocifisso nessuno, che significa? Perché già stanno qui, ma chi? Chi sta qui? Detto crocifiggere e chi no? Ma io dove stanno? Dove stanno? In Vaticano ci stanno di peggio. In Vaticano? Che hanno fatto? Certo. In Vaticano vogliono cioè hanno intenzione di crocifiggere di nuovo Gesù? Il Vaticano ha intenzione di riformare l'impero romano risorto e ci riusciranno. Di riformare l'impero romano? No, Vaticano. Sì. Ma Bergoglio, lei come lo considera Bergoglio? Bergoglio andrà a finire male. Come? In che modo? No, però scusi. Gli sparano in fronte, purtroppo. Ma no, come gli sparano in fronte a Bergoglio? Quando succederà... Io non ti dico niente, no, tu aspetta, lui, quando succede vero. Poi come facete? Ma lei sente, è entrato nello studio di un po' in un posto rispettabile. Lei è entrato in un posto rispettabile e ha detto che Mastella, e già questo mi fa. Che Mastella è Ponzio Pilato. Io ed subito ho chiamato Mastella. Ha confermato l'indulto. Ha confermato l'indulto. Stava mangiando, però Mastella, persona bravissima, che ha fatto un peraltro fece un ottimo indulto quando era comunque giustizia. Sì, no, basta dire alle famiglie che sono ritornati a casa che hanno ammazzato i genitori. Ma non ha ammazzato nessun genitore. Chi ha ammazzato? Sì. Ma lei ha una famiglia? Poi ha detto sì. Che Bergoglio lei, si spara lei in testa, scusi, io ho una famiglia, ho una moglie francese, perciò quando fa lì a me. Ma faccia capire, quando lei è tornato a casa un giorno e ha detto alla moglie che la reincarnazione di Apostoli. Che cosa ha detto la moglie? Ha cambiato la serratura? Assolutamente no. È scappata in Francia. Sono 25 anni che stiamo insieme. E cosa ha detto lei? Perché Bergoglio finisce così? Perché deve entrare l'altro. Ormai dà fastidio. L'altro è Ruini. Come Ruini? Ruini è il prossimo Papa. Cosa? Perché? Ma perché Ruini è il prossimo Papa? Ruini è il prossimo Papa e si elegge senza conclave. Vabbè. In che modo? Non lo so. Perché è l'anticristo. È l'anticristo, sì. Ruini l'anticristo. L'anticristo. Perché dobbiamo litigare anche con Camillo Ruini, che è una persona veramente per bene? Sì, ormai anche fuori dai giochi, diciamo. Sì, ma perché? No, non è fuori dai giochi. È una persona eccezionale, il Cardinal Ruini. Io lo conosco, l'ho avuto la fortuna di intervistarlo una volta sola. Prendi perché? Le foto di Hitler, le metti su un vetro col sole e metti quella di Ruini. È la stessa persona. Ma come si permette? Non l'abbiamo fatto perché lei è pazzo, non si prende la foto di un cardinale per farlo. Ma lo porti qui Ruini, vediamo quanto regge davanti a me. Mai qui Ruini, porti Ruini qui e vediamo quanto regge. Vediamo quanto regge. Tutti i pazzi vengono qui, porca puttana. Fermi tutti che devo chiamare una persona a entrare dentro su, però invito di Gian Domenico. Invito di Gian Domenico a restare. Ma dove c'è li trovi? È lui che mi fa ridere. No, c'è solo dove cazzo li trovi? Dove? C'è solo da aspettare. Poi dove cazzo sta quello che lo richiamiamo? Chi? Ci ha accorto in tutto. Ma chi? Vuoi scommettere? Ma chi? L'appostiamo. Guarda, lo metto per iscritto. Che postiamo? Quello che ti sto dicendo succede. Cosa? Ma cosa? Gli sparano in testa, Bergoglio? Sì.
carità, ma non a Piazza del Crellino. A Piazza? A Piazza? Deve andare in Russia per mettere pace. Lo sai invece, questo no? Sì. Invece no, ma no. E invece no, non ritorna più. Ma perché non ritorna? Allora, ma speriamo tutti, fermi tutti, fermi perché tutti. Se non è un ritorno dà fastidio, ma già gli hanno chiesto le dimissioni. Ma non dà fastidio nessuno, lei dà fastidio perché lo squinternato. Dà fastidio. Fermi tutti, fermi tutti. Lì dentro Dio non c'è. Fermi. Dottore, dottore, dottore. Ma tu ti rendi conto? Che le microonde, soprattutto il G5. Che succede? Il G5G. Il G5G, va bene. Auguri a lei e a suo fratello Federico. Bene, un abbraccio. Grazie, arrivederci. Chi è? Sapeva che si chiamava Federica, ha fatto capire, voleva far capire la signora, che non so chi sia, che conosce la mia famiglia. Un messaggio di questi, no? L'altro giorno siamo andati a trovare un nostro amico che si chiama Lubumba, un nostro amico che fa le scenette con noi il sabato sera. Ha tirato fuori una statua di mezzo busto di quella merda, di quel figlio di puttana di Benito Mussolini. Con la la conflagrazione terra umana, porca la gran troia, cioè, esatto, parla di altro, parla di politica, è come far parlare di giustizia Previti. Ma cagliare, ho capito, ma perché te la devi prendere responsabilità, ma perché, ma responsabilità di che? È la corsa di umana organizzata qua, ma creature di scia e di vismo. Ma se il suo signore, che si gira i coglioni, non ha un minimo di coscienza e di coerenza, ma chi è questa gente? Chi è? Da Kharkiv a Mariupol, de Nazifi, siamo Kiev, il battaglione Azov. Signor Ministro, grazie, le auguro buon lavoro e spero che... Quello è incazzato nero. Esther, mi senti o no? Quello ha messo male il telefono, sei un rimbombo. Esther, siamo a casa tua, sto urlando! Sono stato mai querelato per quelli... No! Bianca... Bossi, Giuseppe Cruciani, Bianca. Amico, senti con che tono. Dimmi, Franco, vai. Dimmi. Non lo so, non mi ricordo più. Ma vaffanculo, va Paolo Domodossola, dai, ma vai a fare in culo, stronzo. Carling è una cagata assoluta. Un signore che si chiama Alessandro Gassman, il termostato di casa a 18 gradi. I cantanti Damiano dei Maneskin. Mi viene da ridere, forse anche da piangere. Oggi è un giorno triste per il mio paese. Circonciso. Siete proprio degli imbecilli. Non siete, mi rompere il cazzo, idioti. Io c'ho una cosa di tentato omicidio, ti faccio sapere. Come la accusa di tentato omicidio? Una diffamazione assoluta, ma come si permette? Per così potermi aiutare con questa macumba. Macumba Carso Mauro. Benissimo. È il miglior italiano che abbiamo in questo momento. Bilancia, sesso al primo appuntamento e apertura al primo o secondo canale. Ci costruiscono più strade col suo pisello o con la nostra voce? Suo pisello. Ma tu sai, caro David, che esiste su YouTube praticamente un canale che trasmette di continuo tutti gli interventi di Donato e di Mauro, una specie di... Ma va chiuso, va segnalato alla procura, va chiuso veramente, va chiuso. Questa è l'Italia, questa è l'Italia. Italiani! Italiani!